One. Allora, non so se è fatta apposta e coerente con la cosa, sì. Però siamo puntuali come live, ma mentalmente siamo tutti un pochino rimasti a qualche ora fa. Cioè, non c'è nessuno qua. Dove sono tutti? Oggi parliamo di ritardi. Dove sono tutti? Sono tutti in ritardo, era... Ma non credo sia fatta apposta. No, penso che sia fatta apposta. Eccolo che arriva, ne arriva uno, ne sta arrivando uno, sta salutando. No, Nick, non ho capito se... Perché prima gli avevo proposto arriva tardi. Ok. Però secondo me lui adesso è perso a fare le sue cose. Sì, lui ma non è fatta apposta. Sì, non è apposta. Secondo me io prima lo cercavo e stavo acquistando un Apple Watch per Nelson. No, non l'ha acquistato alla fine ancora. Come non l'ha acquistato? Ma ci ha sprecato tipo mezz'ora del suo tempo. No, non mistificare, siamo stati 2 minuti e mezzo. No. Ma cosa dici? Mezz'ora. Stava giocando al cabinato con Dabbio, prima non era con me. Posso un attimo contestualizzare cosa abbiamo appena fatto? Perché sono distrutto e la gente vedrà che sono distrutto. Sì, ma, ma perché ti ha distrutto sta cosa? Prendo un asciugamano. È una roba in cui devi performare tantissimo. Ma cioè, abbiamo appena fatto un servizio fotografico, ok? Sì, io non l'avevo mai fatto uno. So che te e Frank siete abituati perché comunque siete obiettivamente dei musicisti famosi, modelli. Ricordiamo Frank che comunque per questo è sicuramente il più bello mai fatto. Questo qua è il più bello che hai mai fatto? Indubbiamente. Che figo, ci sta. Non pensavo ti fosse piaciuto così tanto. Sì, un botto, non si vedeva. Non si capiva. Okay. Ti facevi i cazzi tuoi al cellulare, quindi non capivo. Ma mai un po' quella roba. Ho fatto quell'errore di dire intanto ne approfitto per fare cose di lavoro proprio pensato e sono scemo io. Che lo fai, ci sta, ci sta. Ma ci hai raidato qualcuno? No. È vietato raidarci. Non posso avere una nota di servizio, ping. Tipo, ping don. No. No, vabbè, puoi usare questo come siamo quasi a 100.000 followers. Oh, wow, ma davvero? Siamo a 95.400. Ma non siamo quasi a 100.000 allora. Pensavo fossimo a 99.900. Vabbè, cazzo, manca il 5%. Però figo. Non avrei mai detto. Chi è che c'è? È un traguardo figo 100.000. Su Twitch? Non ne ho idea. Andiamo a vedere, vediamo. Non ne ho assolutamente idea. Cioè, tipo, dovresti andare a vedere Yotobi. Power ne ha 1.800.000. Porca. Me l'hanno detto, ok. Ma come ne ha 1.800.000? Ma cosa vuol dire? Ma neanche sul suo canale ne ha 1.800.000. Quanti anni lo fa? Dai, con calma. Però l'incommenso su YouTube allora, avrà 5 iscritti. Guardami Cichibe. No, credo abbia 1.000.000. Guarda Cichibe, guarda Cichibe. Cichibe. Cominciamo a battere la gente con come il follower, cazzo. Cichibe, secondo me non riusciamo. Ma quando mai diciamo seguiteci su Twitch? Seguiteci su Twitch. Seguiteci su Twitch, ma secondo me... Ma no, è perché dici abbonatevi. Cioè, non dici seguiteci. Beh, puoi anche... Però ma in realtà cazzo serve il follow? Ti arriva la notifica quando vai in live. Sì. Io lavoro su una piattaforma di cui non so ne merito cazzo. Anzi, è molto importante perché quando tu segui... Quando appunto però il devi attivarle, però devi attivarle. Sì. No, a me arrivano. Tipo per c'è mail mi campanella. Arrivano a una mail. A me arrivano hai per sbagliato mail. Qualcosa nella registrazione. A me arriva per mail. Hai attivato tutto, ma porca. Che cavolo dici? Cosa? Cichibe ne ha? 42.000. Oh, abbiamo battuto Cichibe. Piallata Cichibe. Piallata così. Piallata. Cazzo, mi sento in colpo. Guarda Sabaku. Ma perché ti senti in colpo? Scusa. Mi dispiace. Guarda Sabaku. Sabaku in realtà è di nicchia. Pialla Sabaku. Secondo me Sabaku ne ha un botto, almeno 200.000. No, secondo 200.000. Me ne ha pochi, ma super attivi. Sei cioè super che attivo. Guardano tutte le live. Che soprattutto riescono a farmi mandare avanti il suo show. Eh sì, non come i nostri. Nostri. 214.000. 214.000. Ma è in live? Dicevi? Ah, raidiamolo. Ma è in live? Ma magari. Gran Turismo 7 Sabaku. Ma no, guarda che secondo me lui ha una certa. Ma non lo so in realtà. Sto inventando. No, sono completamente fatto nel senso di gioia. Fatto cioè, di bei pensieri. Di bei pensieri, ma sono proprio stanco. Mi ha stancato. Ma il flash, perché secondo me è con gli occhi chiari. Ma dai, te lo giuro. Ma te sei un botto avvantaggiato per sta roba qua. Io credo che abbiamo gli occhi chiari è diverso. Questo è quello che penso. Ok. No, comunque oggi parliamo di ritardi. Infatti aspettiamo. Ma che cazzo è il bimbo? Sai che cosa? Che noi abbiamo detto... No, ti spiego che cosa è successo. Noi abbiamo detto facciamo la gag che tu arrivi in ritardo. Lui ne voleva palesemente approfittare di questa gag per farsi i cazzi suoi. Assolutamente. Aveva proposto di arrivare alle 7. In più io oggi ho promesso di parlare dell'esperienza della mia prima esperienza con i massaggi, perché mi sono fatto fare un massaggio. È stato a tratti bellissimo, a tratti mega imbarazzante. Quindi a un certo punto avremo anche il momento. No, aspetta, Cesare sta ridendo. Cosa cazzo sta facendo? Sono le anticipazioni. Sono arrivato di là e era al computer senza cuffie. Ho detto, boh, magari non ha capito che fosse. Ok, magari. Sì. Mi guarda e mi fa: sono in ritardo. No, vazzi, io vado a prendere come... Dai, lascia, così. Sto facendo la sua gag. Non me ne frega assolutamente la sua gag. Faccio fare la gag. No, ma scusa, ma fatti le tue di gag. Quanto deve durare la gag? Attacca al moro. Attacco al moro. Fermatelo, qualcuno intervenga. Aiuto, io vado a bere. Ciao.
E niente. No, non parliamo di un cazzo, per favore. Stiamo in silenzio finché non arriva quel prosciutto di Nick, per favore. Grazie. Oh, oh, inquadratura larga. Ma che versi sono? Ciao, sono in ritardo. Ecco, bellissima gag. Che palle. Cosa stai facendo? No, stavo facendo proprio i cazzi suoi su Telegram. Stava scrivendo i suoi messaggini. Stavo scrivendo Slim Dogs. Sì, certo. Ah, beh, un saluto certo, a tutti gli amici. Andiamo a vedere Slim Dogs quanti follower. Andiamo anche loro. Secondo me ne hanno più di noi, perché noi fanno un botto di live. Ah, poi anche Richard e Fraffro che andiamo a allora vedere. 5. Ma dai, no, magari no. Magari no. 68.000 Slim Dogs. 68.000. Beh, oh, bravi, però. Cazzo, ma siamo tutta la live così. Cioè, tutto a confrontare i follower. A vedere quanto abbiamo il pene grosso. Raga, la vita si basa sui follower. 87.000 Richard HTT e Fra. Bravi. Prova a vedere. Prova a vedere Zano. Come si scrive? Prova a vedere Dario Moccia. Sì, una alla volta. Dario Zano. Moccia. Fai Dario Moccia. Allora, oh, porca miseria. Milione. Mi sembra andata la tastiera. Cazzo, a Dario gli fanno delle animazioni che non hanno un cazzo di senso. Ieri ti ho mandato una mia. Hanno fatto tutta un'animazione della sigla. Che poi ti faccio vedere. Ma 349.000. Chi? Dario Moccia? Sì. Ma scusa, gliele fanno in che senso? I fan. Non è che le paga. No. Ma tu hai un'idea di che qualità. Ma scriviamo a chi le fa per lui. C'è una sigla bella, okay. Quella lì è ancora più ma bella. È la sua sigla? No, non è la sua sigla. È un'animazione a caso lui, che... Sì, poi lui la piglia, assurdo. Magari la usa come sigla, la usa come intermezzo. Cioè lui ha anche la sua sigla, penso gliel'abbiano fatta così. Sì, secondo me gliele fanno tutte così. Sì. Dai, trovami un altro. Chi è che raidiamo di solito? Raidiamo sempre i tre. Power, il Masseo. Il Masseo. Mangaka. Pialla Mangaka. Let's Pialling Mangaka. Possiamo andare sul Masseo, non possiamo andare sui pesci grossi. Zano. Gli squali. Forse il Masseo è il pesce più grosso. Si è impallato l'iPad. Più grande d'Italia. Ho bloccato l'iPad. Se tu sei arrivato in ritardo, comunque puoi parlare, puoi dire no, qualcosa. No, ormai sono fuori dal giro, cioè mi sento scollegato dalla vostra conversazione. No, ti piallo. Ma ti pialli. Ti piallo. Pialla. Scusa Nick, hai qualche scusa per il tuo ritardo? Perché con noi ne hai inventate di cotte di crude. Allora, io con voi non ho mai inventato un cazzo, sembra stato tutto vero. Tutto vero. Tutto vero. Ma quindi tu sei uno di quelli che preferisce dire la verità del suo ritardo. Ma cioè, non è ci che credo mente... neanche. È l'unica via. Tu sei sicuro di questa cosa qua? Giuro, giuro. Hai sempre detto la verità con noi. Stai inventando. Giuro. Okay. E adesso stavo rispondendo delle mail, stavo sistemando un po' di file. Ma secondo te paga stavo... dire la verità o a volte preferisci no, dire... Mai. Non paga mai. Ok. Mai. Bisognerebbe sempre inventare, ma io sono una persona onesta. Ok, ti chiedo, qual è il ritardo più grosso che tu abbia mai fatto? Allora, ne ho fatto uno. Ok. Molto divertente. Sì. Di recente. Ah, figo. No, sarà stato secondo me qualche anno fa. Sì. Ah, okay. Praticamente dovevo andare a fare dei video. Ok. A una conferenza. Mm-hmm. E c'era tipo. Quindi era un lavoro. Lavoro pagato. Ma era tipo quelle sfilate di modelle. No, era un altro, una conferenza. È vero che facevi le sfilate. Vabbè. Ha fatto anche i 18esimi. Quindi se qualcuno compie gli anni, mi raccomando. Ne ho fatto uno da poco. Ne ho fatto uno da poco. Primo e ultimo. Solo per amici stretti. Fa anche da gigolo. Fa anche no, è un escort. Vabbè, di base c'era questo evento alle 9. Sì. Io dovevo essere lì 9 del mattino. 9 del mattino. Okay. Dovevo essere lì alle 8:30. Sì. Avevo fatto tardi. Però c'avevo tutto quanto pronto. Eri a Bologna almeno. Era a Bologna. Sì, questo era un po' fuori Bologna. Ok. Mi sveglio la mattina. Sono le 9. No. È stato tremendo. Però grazie mille bravo, per l'essere svegliato. Meno male, non è gioia. Mi avevo proprio l'angoscia. Sembrava essere in un incubo. Era bruttissima. Perché okay, proprio non avevo sentito nessuna sveglia. Mi vesto velocissimo. Proprio faccio brigo. Prendo tutta la roba. Corro in macchina. Mi spedisco verso il posto. Arrivo là. Mi spedisco. E sono tipo le 9:15. Sì, d'ora di ritardo. Ero già pronto a cazziate cose. Invece. Arrivo lì. E mi fanno: ah, buongiorno. Ah, tutto bene. Okay. Lei è il signore. Sei arrivato? Alle 9:15. E sì, stiamo ancora aspettando quello o quell'altro. Io che culo, disperato, li guardo tranquillissimo. Dico, ok, va bene, grazie, ok. In quel momento ed è finita lì. Si è tirato è sulla patta, si è allacciato una salvezza assurda.
non so per quale motivo, ma tutti erano tipo, in realtà era tutto posticipato e... Ah, bella. Sei stato fortunato. Semplicemente stato non avevi capito l'orario del ritrovo, no, magari alle 10. Era stato tipo super posticipato, okay. Quindi alla fine... Però vedi, cioè, te non te ne fotte sì. nulla. Cioè, questo ti fa capire, no, quando veramente te delle, degli orari degli altri non te ne fotte, allora, assolutamente sì, niente. Ma no, il mio problema è un po' accusatorio. Allora, no, se a te te ne fottesse qualcosa, ok? Te ne importasse qualcosa, tu metti la sveglia alle 8. Le ho messe. Ne metti 3. Ti fai svegliare da... Ultimamente non le sei. Capisco. Le avevo messe, no, ultimamente sono, le sento molto. Tu le senti, io non tutte. Le avevo messe un botto, ma non le avevo proprio sentite. E secondo me era il periodo che non le sentivo perché c'era un problema nel telefono. Giuro. Dai, c'era un problema del telefono. No, sì, non è cosa. Oh. Beh, no, di volte le ho beccate che non stava suonando niente ed era lì con la sveglia che andava. Ma non la sentivi forse? No, no, a volte ero sveglio. Lo guardavo, c'era la sveglia che stava andando. Però vedi, e non vibrava. Quando parliamo di scuse, che dici sempre che il tuo cellulare è perfetto, non ha mai avuto un problema. Parliamo di queste scuse qua. No, il tuo telefono non andava. No, poi, a volte il mio problema non è il non rispettare gli orari degli altri, è il fatto che non riesco a rispettare i miei orari. Ok. Cioè io non riesco, a volte proprio non sento le sveglie e non riesco a svegliarmi, ma io sto male quando lo faccio. Però succede. È una sofferenza quotidiana. Sì. Mi sono stupito che la scorsa settimana abbia messo un ritrovo alle 8 e tu alle 8 e un quarto sei riuscito a venire qua. È vero, io non ci credevo. Ti giuro, non ti ho detto nulla perché ho detto pazzesco, non so come ha fatto. Infatti, la volta che sono in orario mi dici un cazzo, tutte le volte che sono in orario di 5 minuti mi devi sempre rompere il cazzo. Ma a parte quello, però è il discorso. Devo fare i complimenti alla festa, vuoi la torta? Stretta di mano. Sarebbe un bel incentivo, un premio per quando uno è in orario. Ah, se ci fosse un bombolone. No, la cosa sarebbe mettere del cibo buono tutte le mattine e che prima arriva meglio alloggia. Sì. Te la metto così, essendo... ogni mattina io ti preparo. Merda, cabaret di pasta. Un cornetto alla Nutella, no, che sai che è tuo, ma nel momento in cui scatta il ritardo me lo mangio io. Ma te lo lascerei sempre a te. Ma la settimana scorsa non è stato un problema, perché era un tipo un'emergenza, era una cosa, una volta ti svegli alle 8, cioè devi essere lì alle 8 e quindi... È una giornata speciale. È come quando hai un volo alle 6 di mattina. Esatto, la giornata invece ordinaria è più difficile. A parte che mi sono arrivate storie di tu che devi prendere degli aerei e che sei in ritardo. No, gli aerei sono sempre... Mi è arrivata una storia tipo così, non mi ricordo a chi. Io e Nicolas in Scozia abbiamo avuto delle conversazioni tipo: merda, ma stamattina è proprio difficile alzarsi. E lui che mi diceva: gli altri non capiscono, ma noi soffriamo proprio. Ma non idea, guarda che Nico al mattino... Sai che mi avete visto il mattino comunque. No, ma io negli anni, cioè ad oggi, ti scuso la tua sonnolenza. Nel senso, anche mentre eravamo via in montagna, non mi ricordo con chi parlassi del fatto che tu hai un problema serio. Ma penso questo, sì. Nelson, anche dopo... Beh, io e Frank l'abbiamo visto da vicino quando abbiamo dormito in stanza con lui. Sì, ma anche quando anche andiamo Nelson, a Roma, Nick... Anche Nelson me l'ha confermato di quando eravamo via in Scozia. È come se rianimassi un corpo. Cioè, sei proprio morto quando dormi. Per me la mattina è tragica. Rinnovo l'invito ad andare da specialisti che magari possono aiutarti nel materiale. Hai preso anche poche ceffe da piccolo, c'è da dire. Ma no, cos'è? Ti picchiano per svegliarti. Ma te davano i ceffoni? No, zero. Neanche le sculacciate. Ma neanche se facevi una roba assurda. Non facevo roba assurda. Ma non hai fatto un danno. Coppini peso. Cioè, nessuno ti ha mai ribaltato la faccia. Veramente? No. Perché non io mi ricordo, tra l'altro, il un buon modo di essere un genitore, ribaltare la faccia. Io mi ricordo figli, il Frenchy che è stato preso e atterrato con una mossa di judo. Sì, da mio padre. Nel bagno. L'unica volta che ho provato, cioè era in totale fase adolescenziale, mi sentivo grossino. Beh, ragazzo, facevo rugby a quel tempo. Hai provato a menarlo? Di palestrina. Ero alto come lui. Allora sei un coglione. Aspetta. Eravamo, non mi ricordo su cosa avevamo discusso. Lui mi stava tagliando i capelli. Ma chi? Io e mio padre. E a un certo punto ho detto: posso affrontarlo, è il boss finale. Vedi, sei un coglione, te, però. Cioè, è quello. Se lo affronta adesso, bene, allora. Mi ha fatto una spazzata di judo molto classica. Io mi sono ritrovato sul tappetino del bagno e ho fatto: no, okay. Ma tu cosa hai fatto per provocarlo? Ah, gli sono andato muso muso. Ma sei scemo? Vabbè, ma dai, bisognava provarla, boss finale. È una cosa bruttissima da fare al proprio genitore. Io non però mi sono mezza. È bruttissimo. Però da lì mai più. Lì ha fatto bene. Sì, lì spazzata da judo. Ma non mi ha fatto neanche male. Proprio mi ha fatto capire che non mi hai mobilizzato. Io posso farti quello che voglio. Esattamente. Sei la mia puttana, ti ha detto. Oddio, questo no. No, ci dissociamo. Ci dissociamo assolutamente. Ma che brutta cosa che ti è venuta fuori. No, tipo sei sono le battute che di solito faccio io. No, è vero. È che ho sonno. Cioè, stavo proprio pensando: ho un botto sonno, non riesco a pensare. Ricordi di una scopata passata? No. Si dice nei film, dai. Si dice nei film. Dove stiamo andando? Vabbè, comunque. Ma facciamo un sondaggione per voi. Sondaggione. Prego. Il
i vostri genitori vi ribaltavano la faccia, inteso come ceffoni. Sono curioso di sapere quanti pigliavano ceffoni. Io sì. Io ho preso uno schiaffo da mia nonna e poi dei gran coppini. Io di brutto, però. Coppini che cos'è? Ma infatti è strano il coppino. No, so cos'è il coppino, ma nel senso che punizione è il coppino. Cioè, è strano. Invece di darmi uno schiaffo, mi faceva tipo. Pam! Cioè, mi dava le botte in testa. Pam! Vabbè, dai, non così forte con quella carica. Come? Bastiamo la musica, per favore. No! Bastiamo la musica. Fammi vedere su Nick. Ma no. Nick, togli le cuffie? No. Ma in realtà non erano forti, cioè ero comunque un bimbo. Sulla mano. Datela sulla mano. Cappellotti. No. Era tipo. No. Qua, tipo. No, me ne vado, Un buffetto affettuoso. No, sì, cioè. Con gli anelli. Ma sì, vabbè, perché ce l'aveva. Beh, cazzo, guarda che... Tu mi trascinava per casa. Prenditi per cosa? Per i piedi. In che modo? Chiaro. Però, per le mutande. Io da piccolo ti immagino proprio come... Hai presente quando Smeagol viene tenuto dalla corda elfica, che lo strattona sì, Sam? Sì, sì, sì. Ti immagino così. Un po' così. No, c'è stata questa volta in cui mi ricordo, non dico chi ma ha spinto, mi ha spinto, ero seduto alla scrivania, mi ha spinto, sono volato contro la libreria, mi è caduta la roba addosso, ero per terra, mi ha preso per i piedi e ha iniziato a trascinarmi con io che mi aggrappavo ai tetti delle porte. No, no, no. No, no. Non te lo dico. Comunque, ricordiamo a casa anche che esistono gli assistenti sociali, non ma no, ma là, ma il telefono azzurro. Beh, me l'hanno trascinato per i capelli. Sì. Ma dai, wow. Cosa stai dicendo? Sì, io pigliavo tante di quelle botte, ma non sto scherzando. Io pigliavo un botto di botte. Però ad oggi dico mi però, sono servito. Ma guarda che è assurdo, perché in realtà c'è un grandissimo. No, c'è in chat uno dice adesso sono io che meno i miei. No, 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 no. No, però guarda che secondo me c'è un sacco di tabù su questa cosa qua. Perché sono in realtà scene che non è che ti traumatizzano, sono sicuramente sbagliate. E non ti traumatizzano a quel punto lì, ma succedono. Cioè, secondo me. No, certo. Ma ogni genitore, secondo me, nasce anche con il concetto: non toccherò mai mio figlio. E poi alla fine. E poi alla fine, secondo tipo me. Tipo, io dico: non lo toccherò mai. Ma Nick, adesso tu sei mega tranquillo, però non lo adesso sai. Aspetta, poi vi faccio da vedere una roba. Io venivo picchiato con lo sculacciatore, che era il calzascarpe lungo dell'IKEA. Proviamo sì, a cercarlo. Io col telecomando. Sei collegato? Col telecomando. No, io solo mai. Ma telecomando piano, però a volte mi è stato lanciato il telecomando. No, sì. Io solo mai. Mio padre mi ha spaccato il cucchiaio di legno in testa. Ah, aspetta, no, questo te lo devo dire. Sì. Te lo devo dire assolutamente. Tu, che sei un grande amante delle. Come si chiamano quelle ciabatte orrende? Il Birkenstock. Birkenstock. Che ho scoperto che per te. Ho scoperto anche che esiste un canale porno tutto dedicato a solo sesso in Birkenstock. È assurda sta cosa. Controllerò. No, te lo giuro. È per informazione, così per fartelo sapere. Sì, ma sono comode, non è che mi eccitano le Birkenstock. No, ok, vabbè, ok, però c'è questa cosa qua, non lo so perché. Okay. E le Birken sono la perfetta arma con cui sgridare il figlio. No, ma fanno malissimo, sono delle dure. Fanno male, però è come se una tavoletta di legno. È la tipica ciabatta che ti viene da usare, perché proprio te la sfili, sai che è abbastanza rigida. Pam! Quindi tu sarai uno di quelli. Tra l'altro, il sondaggio è quasi finito. E in realtà il 62% dice sì. È per quello che abbiamo un abbiamo un pubblico. Ma ripeto, raga, ma secondo me è veramente difficile non arrivare a dare uno scopaccione anche leggero al proprio figliolo quando ti fa veramente. Cioè, ti viene da magari sbagliato solo spingere. È sbagliato. No, ma quello no. Spingere no. Spingere è rissa. Spingere è un'altra. La prima cosa istintiva che mi viene da fare è spingere la gente. No, se proprio devo fare qualcosa. Ma Frank, te ti menavano? Cioè, sì, tutte e due. Di mia mamma però non lo ricordi. Mio padre sì, un botto. Cioè, beh, proprio perché aveva due mani. Me arrivava in faccia. Ma mi ricordo che già ai tempi dei nostri nonni, per i nostri genitori, invece andava molto di moda la cintura. No, sì. Ma non è vero. No, a me no. Cintura, è cintura no, non a me. Io ho mai sentito. Non mi hanno mai raccontato. Beh, mia mamma ha fatto le elementari e credo anche le medie in Sicilia e lì ti randellavano. Beh, anche mia nonna qua a Bologna veniva. Ah, allora, secondo me mia nonna a scuola è stata messa sui ceci. Sì, ma sai che la mamma è vero, è vero, ma no, ma anche proprio la classica azione del mettere le dita sul a bordo scrivania e poi stecca, sì, sì. Mia nonna lo facevano fuori di testa. Che adesso fa un sacco impressione vedere tipo quei video di telecamere di sicurezza negli asili con le insegnanti. Ma se succede una roba del genere adesso è la no, beh, adesso totale, non si può no, adesso è proprio genere. Impossibile che succeda. No, è possibile che succeda, ma se succede è fuori di testa. Sì, sì. Vabbè, intanto in regia chiedono cambio titolo in le nostre punizioni preferite. Ma in realtà è bello. No, bello come cioè, argomento. No, è bello, era bello di no, ma io così, l'ho visto. Aspetta, un po' cruento. Ah, io ho trovato il calzascarpe IKEA. Lo sculacciatore. Se pingo è quello lungo, con la faccia di draghetto. Qua, ma no, io ho trovato questo. Vabbè, non so se non esiste più. Questo allora, qua è quello che vendono attualmente. Costa 4 euro. Forse l'hanno messo via perché aveva preso questo. Ma lo voglio, è fighissimo. No, aspetta, è questo, ma in versione per bambini. Come si chiama? È questo il vestito di una gommina
finale con la faccia da draghetto. Che cazzo scrivi? Scrivi calzascarpe. Calzascarpe Ikea bambino, tipo, non lo so. Ne ha due l'Ikea, uno da un euro e uno da quattro. Cioè quello da 4 è un altro. No, era quello di prima, l'altro un euro. Ma le case del materiale non lo faranno più. Non lo faranno più. Cioè, ma me ne hanno spaccati due addosso. Uno verde e uno rosso. Se posso consigliare a casa tra i due è molto più divertente, diciamo, infliggere punizioni a livello di discussioni. Cioè, nel senso, a quel punto lì ti metti a discutere con tuo figlio e lo metti proprio all'angolo, e a quel punto lì è molto più figo, secondo me. Perché sì, non hai dovuto proprio. Ma a me toglievano la tastiera. Mia mamma andava loro con la tastiera. Ma avevano tolto internet quando giocavo troppo a Mufai. Lì ci metti un attimo. Però io avevo fatto un cablaggio perché mi hanno tolto, mi hanno messo una password dal wifi, sì. E io ho preso un cavo Ethernet e ho fatto tutto il cablaggio nascosto. No, è durato tipo un anno. Madonna. Merda, sei un genio. Ma a voi vi ritiravano giochi del genere? Tutto. Di quando ti ha ingamato lo sgamo del cavo di rete? No, allora l'hanno appeso per il cavo di rete dalla finestra. Mi hanno sgamato il cavo di rete, però la volta strana fu quella dei porno. No, quello non ha, mi hanno sgamato i porno, ma quella è un'altra storia. Vabbè, no, cazzo, ti ha ribaltato dal letto mentre dormivi. Mi hanno svegliato. Ah, non ti ha ribaltato? No. Ok, mi ricordavo molto più violenta la situazione. No. Cosa ti hanno detto? No, la volta ribaltato stavo leggendo la volta che mi ha ribaltato è quella della libreria, che stavo leggendo Fairy Tail invece di studiare. Ok. E poi la volta di porno mi hanno svegliato di notte, tipo alle 3 di notte. Cosa ti hanno detto? Mi hanno fatto tutto un discorso, ma cosa cerchi, cosa fai, ma chi te cosa avevi cercato, cose? Scusa? Ma dei porno, che cazzo ne so. Io cercavo tette sinonimi di tette, in qualsiasi maniera. Ma a chi è andato del malato? A te, che cercavi le robe no, hentai? No, allora mia madre, perché cercavo tipo Dragon Ball nudo, cercavo quelle cose lì. Vabbè, al tempo, scusate, sarò strano io, però Bulma, secondo me, era una bellissima ragazza. Io a volte cercavo insieme a un mio amico, Riccardo. E chi quindi è Riccardo? Riccardo. La ricerca condivisa. Ma chi più che altro più no, andavamo a cercare cose anche divertenti legate a quel mondo. Laura Gianni, poi scusami, altre 50 sub Laura Gianni. Laura Gianni, ma ogni volta live. Ma soprattutto sei Laura miliardaria. Gianni, chi sei? Cioè, sì, noi non abbiamo nessuna informazione di te. Scrivici un messaggio, un qualcosa. Almeno ti ringraziamo, lo so, qualcosa. Però c'è da dire che ci mantiene in vista. Ci mantiene in vita. Laura Giannissima. Se guardo il nome, su Stan. Attualmente Laura Gianni forse è l'unica che ha capito come funziona Twitch. Quello è vero. Anche Andre comunque ha regalato 5 sub, grazie mille Andre. Però comunque sappiate che non bastano. Non bastano mai. Perché 1601 al 17 marzo non va bene, chiaramente. No. Non basta. Laura 475 sub regalate. Questo mese? Buono. Vabbè, dicevi Nelson? Dicevo che cercavo magari delle cose con un mio amico e quindi andavamo a cercare cose strane, sì. Cioè divertenti. Okay. E quindi poi quando mi hanno gamato mi dicevano: ma perché cerchi sta roba folle? Ma non ti devi giustificare con noi. No, era così. No, cioè. Cioè fu una roba difficile perché mi dicevano: che cazzo cerchi? E dicevo, cioè, così, cioè, c'è ma cercato. Tipo, cose strane, stile? Tipo, sesso vecchiette. No, aspetta, sesso vecchiette è vero o lo inventi adesso? No, cioè, non mi ricordo esattamente cosa volevo cercare. Cazzo, ma ti eccitano delle vecchie? Fa. Ma no. Che fanno sesso. Poi, invece, la volta che mi aveva ingamato per la punizione era che mi avevano tolto internet. Prima che io mettessi il cavo, ero riuscito a recuperare questa password hackerando una roba che era la password che mi bloccava internet. Hackerando vuol dire prendo un cassetto trovando un post-it con la password. Ero entrato nell'altro computer, ero entrato dentro dei siti. Beh, comunque eri mega sgamato. Sì, esatto. Solo che lì io, dato che ero esaltatissimo per questa cosa che ero riuscito a fare, ho fatto lo sgargiullo e sono andato dai miei e gli ho detto ma tu veramente hai fatto questa cosa? Non so perché l'ho fatto. Gli ho detto: se indovino la password di internet, che la sapevo perché l'avevo hackerata, me la togliete. E loro hanno detto: va bene. E gliel'ho detta. Gli ho detto: la password vabbè, è. E loro mi hanno detto: come cazzo fai a sapere? Sei un coglione. E mi hanno staccato tutto. Vabbè, ma io ero esaltatissimo. Geniale. Questo ragazzo è ha fatto Mark Zuckerberg, che hackera e dice: vi ho hackerati. Stronzi. Era un bambino innocuo. Io volevo giocare a Mufight. Volevo expare. Non è che volevo fare chissà cosa. Immagino lui che arriva lì con la faccia tosta. Pensava di aver hackerato il sistema. Esatto. Di aver vinto. Ho detto: basta, sono troppo forte. Adesso me la togliete. Quello è ribaltato. Ma ha ribaltato. Vabbè. Comunque, a parte le punizioni, ritorniamo un attimo sui ritardi. Anche se. Sì. Parliamo di punizioni. Tipo il problema con i gatti: che se gli mollo un ceffone, poi mi dispiace. Ma cavolo, i gatti ceffoni. Allora, mi è capitato. A me è capitato. Quando fanno proprio dei danni assurdi, e quindi dici un po' perché pensi di educarlo, ma tanto non capisci. Gli animali impossibile, secondo però me. Anche solo
gli dai un buffetto, esatto, spingi, lo sì, che vola via proprio. E, no, sì. Però mi sento in colpa, quindi non credo che su un bambino riuscirei. Fra l'hai fatto partire in cielo perché ti aveva fatto incazzare. Vabbè, gatti, sì. No. Io sto capendo veramente che i gatti non capiscono un cazzo. Ma no, è che hanno una concezione un delle cose un po' diversa. No, non hanno il concetto proprio di punizione, cioè non apprendono. Hai fatto partire anch'io bambolino. Secondo me, se quando te gli fai succedere qualcosa, loro semplicemente arrivano lì e dicono: che cazzo è successo? Bella. Cioè, non capisco chi li hai lanciati non o li hai minati. Praticamente di notte mi stava mangiando i piedi, cioè la terza morso che mi ha dato. Ok. Cioè, mi ha piantato i denti nella carne. Io sono impazzito. L'hai fatto volare? No, proprio, cioè, io ho tirato un calcio, ma violentissimo. No, ma in realtà non era. Prima mi hai detto che l'hai immobilizzato. No, in realtà non era un calcio violentissimo. Era un calcio accompagnato. Come quelli che facevo io col mio. Ma l'ho fiondato contro la parete di fianco al letto, che c'era lo stendino. Boom, è caduto. C'era la Sofì che dormiva. Fa. Ma sei scemo? Ma ti sembra normale? Ma vabbè, poi mi sono pentito. Cioè, lo stendino gli è caduto addosso. Un gran casino. Io mi ricordo quando il mio cane, a volte capitava che pisciasse in casa, entravo dentro, mi scattava una rabbia totale. Ma mi ricordo che poi mi scendeva. Devi trattenere. Sì, tanto non capisci. Che cazzo devi fare? Tanto poverino. Uno non è colpa sua. Cioè, può capitare che la faccia. E seconda cosa, è cioè, proprio apposta. Brutto. Però in effetti magari un bambino capisce. Quindi un bambino capisce, ma ancora no, è quello che ti capita. Tipo, io mi ricordo con le mie sorelline piccole, quando mi facevano incazzare, mi veniva da lanciarle via. Poi non lo facevo. No, secondo me dipende esatto quanto piccolo. Cioè, fino a una certa età non capisce niente. Comunque, io mi ricordo che non so se magari a scuola vi mettevano fuori dalla porta. Sì, sì. Ah, ok. Sì, io no, sì, facevano obbligatore. All'inizio, anche in fondo alla classe, nell'angolo. No, prof religione Fabio con due B. Quello era basta, però. E i suoi genitori all'anagrafe hanno sbagliato. No, brutto nell'angolo. Secondo me, nell'angolo è un po' umiliante. Ma tra l'altro, perché fuori dalla porta stai. Però se vai in fondo all'aula. Sì, hai vinto. C'era Elia Lazzari, scusami. Sì. Elia ci suonavo insieme, detto il nome. Che fece una roba bellissima e lo glorifico per questo. Che fu messo in fondo alla classe, ok, per in punizione. Pisciò in un angolo. E lui pisciò. No, ah, io avevo una storia simile. Praticamente mia madre fa la maestra delle elementari, no? Ok. E ebbe questo bambino a cui vietò di andare in bagno perché rompeva le palle. C'era già stato tre volte. Questo bambino a un certo punto ha smesso di rompere i coglioni. Mia madre si gira, guarda, e lui aveva fatto la pipì dentro una bottiglia e l'aveva appoggiata sopra il banco. Io avevo un compagno degli elementari che se gli dicevi no, che non poteva andare in bagno, lui si toglieva le braghe e pisciava seduto sul banco, cioè sotto il banco. Sotto il banco, così? Cioè io sono seduto al mio banco, maestra posso andare in bagno? No, ok. Però sono vincolo. Chiamiamo una cazzo di maestra delle elementari a farci raccontare queste cose, capito? Non parlare di educazione ai bambini, che obiettivamente sempre i soliti discorsi, potete trovarne ovunque su YouTube, bellissimi, mega approfonditi. No, le punizioni. Io credo che Stiva stia facendo richiesta per diventare maestro elementari, aspettiamo un due anni. Mia mamma era asilo nido, Nido, però. Beh, però asilo nido è tutto bello. Sono dei pazzi scatenati. Sono dei fagotti che cagano e pisciano. No, sono, perché arrivano ad avere anche tre anni. Quindi e a tre anni mi diceva che c'era uno che faceva il ninja. E tipo, nella sala dove c'erano tutte le cose morbide, saltava, faceva le capriole, faceva tipo il ninja tutto il tempo. Ma Stiva che è? Stiva a materno o nido? Adesso a materno. Sì, lui è materna. Ma poi secondo me, io mi ricordo anche all'elementare succedevano mille cose. Tipo, ci fu un mio compagno di classe che fu sbattuto fuori dalla porta e incominciò a dare dei calci a una parte della porta, quella più piccola. Perché avete presente com'era? Sì, che è sempre doppia. E a un certo punto la porta si è sfondata con il suo piede. Io all'elementare avevo le porte scorrevoli giganti. Le porte scorrevoli? Vabbè, in un supermercato. Ma voi baciavate i vostri compagni? No, baciavamo. Non avete mai questa cosa, no? È una cosa così normale. Cioè, io sia alla materna che forse alle elementari e alle medie, anche dimonavo che i miei amici maschi. Ma magari eri tu che proponevi la cosa e loro accettavano. Alle medie sì. Alle medie sì. Alla materna invece mi ricordo che proprio ci mettavano dietro alla maestra e ci baciavamo. Ah, penso da. Interessante. Comunque stavo pensando come cambia invece quando vai alle medie, che tipo io venivo sbattuto dal preside se succedeva qualcosa di cioè c'era il discorso del preside. No. Mi ricordo una volta aspetta alle superiori? Alle medie. Ok. Alle medie di una ginocchiata di Maroni a mio compagno di classe mi mandarono in presidenza, mi ricordo. Una ginocchiata sui Maroni, No, ma tutti venivano di solito mandati in presidenza, qualsiasi cosa tu facessi. Era una scuola privata, noi mandavano fuori. Secondo me è quello. Mandavano fuori. Ma a proposito di scuola, potremmo collegarci e parlare dei ritardi a scuola, per tornare in tema. Ritardi a scuola? Merda, è vero, ritardi a scuola. Peso. Sai che io avevo una strana fissa? Sì. Per cui non facevo ritardi.
cioè? Io non ho, credo di aver fatto per colpa dell'autobus, quindi con giustificazione dell'autobus, e una volta in 5 anni di liceo. No, io ne ho fatto un botto. Mai fatto un botto. Un botto. Sì. Tu eri addirittura quello che si faceva fare la giustificazione perché arrivava da lontano. Io arrivavo presto a scuola, cioè arrivavo tipo mezz'ora prima. Anche a me piaceva arrivare presto. Era fuori di testa come roba. No, intanto facciamo anche una call per i vocali. Attiviamo i vocali chiaramente durante le nostre live nel gruppo Telegram degli abbonati. Diteci, raccontateci anche voi aneddoti su punizioni, sì, e ritardi. Ormai punizioni e ritardi. Punizioni e ritardi è diventato questo. E io mi ricordo che alle superiori a un certo punto c'è stata, dalla terza alla quarta, e quindi quando eravamo insieme, che arrivavo, sì, molto in anticipo perché c'era una ragazza che mi piaceva che arrivava anche lei molto in anticipo. Tutte le mattine cercavo di salutarla. Non te lo dico. Mi solo il nome? Ma no, ma non te lo dico, ma che cazzo vuoi? Cercavo tutte le mattine di salutarla, ma non trovavo il coraggio. Qual è il nome? No, dai, sono, dai, cazzo miei, no. Ma poi c'erano quegli stronzi che avevano la navetta in merda, sì, che arrivavano da fuori, e praticamente questo bus che li portava dalla stazione alla scuola, che loro potevano, loro? Sì. Sì. Che potevano entrare un po' dopo, ma in realtà anche, sì, quando la navetta arrivava prima, loro stavano fuori a farsi cazzi loro. Beh, ma perché loro avevano il permesso per entrare dopo? C'erano anche quelli che andavano via prima. Esatto. Quelli che andavano via prima. Tutti quelli che dicevano: al permesso, al permesso, prof, vado via, ciao. È vero, merda. Sì, quelli al permesso. Alle medie. Ma anche alle superiori. Ma ti compravi una casa più vicino. Ma veramente. Coglione. Ma prima ora al baretto mai, vuoi? Ma che baretto? Noi sì. Io sì. Però è che ti beccavi, prof. Tu lo fai prima ora, entravi dopo? Sì. Io non ho mai tardato. Mai nella tua vita? Solo una volta per colpa di un bus di merda. Io non tardavo. Mi metteva ansia. E non stavo neanche a casa quando stavo male. Dove andavi? Venivo a scuola, che stavo male. Ah, venivi comunque? Sì. Ma perché? Soggetto. Perché volevo giocarmi le assenze. E ne avrò fatte, okay, tipo 3 in, sì, 5 anni. Quando avevo le verifiche toste. Ah beh, ci stavo. E quindi dicevo: ho 38 di febbre, non c'è un cazzo da fare a scuola, ma perché devo stare a casa? Vado. No, non ci sta. Ma torno, spiegaci la storia del toast prima di andare a scuola. Sì, vabbè, avevo questa cosa, questo rito, in cui praticamente mi facevo due toast la mattina con la sottiletta. Se era un po' scaramantico quel tempo, nel senso, un po' di cose. Avevi anche un totem nell'astuccio. Avevo un totem nell'astuccio, vero, intagliato da me con le gomme. No, davvero? Sì, un totem che mi tenevo di fianco, tipo sulle risposte a scelta multipla, e guardavo e contemplavo. Vabbè. Che carino. Che carino, per non dirmi altro. No, è una cosa dolce. Cioè, ah, ok, che carino. Cioè, tipo, come dici a un. Ah, un ragazzo, un dolce, no? Un poveretto, una cosa pietà, carina. Ti faccio, no, pietà, non mi fai, vabbè, pietà, fai una cosa carina. Prima mi hai detto una roba che mi ha veramente ucciso. Ma storito del toast? Perché avevi i capelli unti. Ah, vabbè, ma tu mi hai detto che eri un salamino, asciugarli. Cioè, quindi che cazzo devo fare? A parte, sì, che ti ho detto che sei un cannolo. Vabbè, cioè, ti sembra. Mi hai detto che sei un bombolino. Ma mi sembra. Ma hai detto che sei un bombolino. Mi avete chiamato Gommo per 5 anni. Ma ti chiamavi da solo Gommo. Ma non mi chiamavo da solo Gommo, te lo garantisco. Ma ti facevi le foto con lui come se avessi un bimbo nella pancia. Ma perché ormai mi sfruttavate. No, tu ti sei creato quel personaggio. Tu volevi aprire un OnlyFans con Gommo. Esatto. Sì, ma perché ormai ci scherzavo solo. Sì, però da scherzarci a aprire un OnlyFans, io ho fatto anni senza togliermi la maglia in casa e nel mio privato di intimità, eh? È vero, questa cosa me lo ricordo. Allora, comunque, dici sta cazzo di cosa del toast di merda. No, per favore. Aspetta, un attimo solo. Ma come un attimo? Perché cannolino? Cazzo, non lo so, lui prima si era un attimo spogliato, adesso lo guarda e fa proprio un bombolino. Cioè, cannolino. E io bombolino. Che cazzo devo fare? Io non mi spoglio più qua dentro perché sono con altri 4 mongoli. Cioè, ma no, ma aspetta, mi ricordo anche Frankie che ha detto: ti ricordavo più in forma. Lo stesso, no, che oggi ha tra l'altro studio a piedi perché non si sente più in forma. Una volta eri una persona palestrata. È vero, una volta c'avevi un po' di muscolo. Ma adesso palestrato, c'aveva un pochettino più di muscolo. Vabbè, diciamo aderente. Però possibile che uno va ad arrampicare 2 volte a settimana? Dice: oh cavolo, oh, sono contento dei progressi che sto facendo. Poi viene a lavoro e si becca sta gente che gli dice: oh, comunque sei brutto, sei quello. Benvenuto. Sei a me mi avete chiamato, cioè, il genio Massari per anni. Ma non guardare la papagorgia di non merda. Non guardare, allora, me, non lo facevo ma io. Ma questo non è body shame. Sì, invece. Ma non è body shame. È una merda. Ma no. Merda. Secondo me Nick dovresti distinguere chi sinceramente ti dice come, quindi, stai, e chi invece abusa delle tue spiegazioni. Sì, esatto. Quindi quando io ti dico che hai i capelli schifosi, c'è un motivo. Ma perché semplicemente bagnati, vabbè, no, li devi allora asciugare, se no te li rovini. Insomma, poi ti viene male al collo. Sto cazzo di toast! Anni, allora, il toast, no, ma semplicemente ma infatti sono andato anche in chat perché volevo vedere altri nomi, tipo Spinacino, Birbetta. Vabbè, Sofficino. Sofficino, era Sofficino.
Dai, spieghiamo sto tosto di merda, dai. Praticamente quando colava la sottiletta dal tosto troppo, sapevo che qualcosa non sarebbe andato bene. Stavi a casa, non venivi a scuola. Non sarebbe andato bene durante la giornata, quindi qualche volta ho evitato perché c'era qualche questa volta, colatura. Qualche volta, tutte le volte? No, no, non tutte le volte, però qualche volta ho evitato perché se colava... Come lo spiegavi ai tuoi genitori? Non lo spiegavo. Come, cosa dicevi? Non stavo a casa, non stavo. No, io avevo la scusa del mal di pancia. Se avevo il mal di pancia, potevo stare così, a casa. Cioè. No, vabbè, giuro. anch'io perché, tipo, alle elementari, un giorno, tipo, mi piegai a metà che non riuscivo neanche tipo a fare nessun movimento. Quindi mi feci venire a prendere, mi portarono all'ospedale, mi facevano delle lastre e avevo l'intestino pieno di merda. Fighissimo. Quindi, tipo, mi successe altre due volte e io comunque su sta cosa ci marciavo. Dicevo, beh, c'ho l'intestino pieno di merda. Quindi le prime due volte mi portarono all'ospedale e mi sperettavano all'ospedale. Poi mi comprarono lo schizzetto, la peretta e me ne facevo da solo a casa. Però comunque a casa ci dovevo andare. Quindi usavo questa scusa qua. Oppure scusa. Quindi tu andavi a scuola e poi tornavi? Sì, sì, sì. Io mi facevo venire a prendere un botto di volte. Ah, sì? Sì, un botto di volte. All'elementare. Sì, io mi ricordo che una volta feci tutti i test. Avevo praticamente questa lampada che scaldava un botto. Sì. E su cui fondevo, tipo, tutti i miei giocattoli. A un certo punto ho cominciato a scaldare. Scaldava un botto tantissimo. Ma è illegale. E mi ricordo che a un certo punto feci tutti i test col termometro per capire. No, sai cosa facevo io? Ma era impossibile. No, io cioè, io avevo una tattica super per stare a casa col termometro. Sì. E per raggiungere però i 37,5. Sì, quelli top. 37,8. Sì. Me lo strofinavo sui jeans. Ah, giusto. Quello sì. Lo strofinare. Perfetto. Io facevo la lampada, poi dopo cioè andavo al massimo. La lampada? Sì, io scaldavo il coso sotto la lampada. Pensavo ti facessi una lampada. No, scaldavo sotto la lampada, lo portavo al massimo e poi davo due colpetti e scendevo. Ah, ci sta. Sì. Bravi. Per guardare, quello che li han tolti. Per guardare il Top Hospital la mattina su Rai 2. No, io ogni tanto dovevo stare a casa. Cioè, stavo a casa nei momenti giusti. Medie, liceo. Io andavo a scuola se ero malato, ma c'erano dei giorni in cui dicevo io oggi devo stare a casa. Spesso era per evitare cose, ma in realtà la maggior parte delle volte era tipo ero infottato con un gioco, volevo stare a casa a giocare. Con io hotel, ho fatto con 3, l'ho fatto tutto così, stando a casa. Mio padre, a quando era piccolo, non voleva andare a scuola, ha messo il termometro nel latte caldo. Ok, è esploso il termometro. Lol. Che cazzo dici, sul sì, serio? Lanciamo una falsa informazione. Ce l'abbiamo, lanciamo. Ci fu una volta... Ci fu una volta fighissima in cui alle medie, mi ricordo, col mio amico Marco, eravamo infottati su Mufight e siamo stati a casa entrambi finti malati per 3 giorni. Vabbè, era per 3 giorni. Insieme, per giocare online insieme. Ma stare a casa era virus. Sì, era bellissimo. Cioè, proprio stare a casa la mattina da scuola. Era no, ma è una cosa che non sentiamo più, perché tipo adesso sì. Se io sto male sono a casa, a parte che non capita quasi mai. Però non capita quasi mai che qualcuno stia male a casa. No, ma è molto raro rispetto a scuola, che stavi male ogni tanto. E cioè io adesso se sono a casa e so che sto male, comunque mi sento in colpa e mi sento in difetto. Ma stai male, non c'hai voglia. Sì, ma cioè a prescindere non è che dico oh che bello, ne approfitto, vero, sto a casa. Si sente in colpa, mentre ai tempi quando stavi a casa, che fosse per qualcosa di vero o che fosse per finta, te la godevi proprio. Ma perché non sei, dipendente. Ah sì, probabilmente. Fossi dipendente. Vabbè, no, certo, infatti. Cioè tu sai che adesso la cosa che non stai facendo quel giorno la dovrai fare un'altra volta. Certo. Esatto, che dipende più che altro tutto da te. Cioè nel senso stai togliendo a te stesso. Cioè noi potremmo dire stiamo a casa. Sì, esatto. E basta. Sì, esatto. Non si può portare. No, è un incubo. Non godremo più di questo. No. Puoi diventare un dipendente normale in qualche luogo di lavoro. No, era in realtà quello che è successo con la prima quarantena. Eravamo tutti, siamo obbligati. Quella era bellissima. Bella, cazzeggiamo. Merda, è vero. Cioè, lì ci si è riposati. Lì ci si è riposati un botto. Abbiamo giocato anche un botto. Sì. Non abbiamo finito di vini. Non abbiamo finito di vini. Ci siamo arrivati in un punto difficile. Lo riprendiamo, ti va? Ma io guarda che no, però su Switch no, mi sparo su Switch, ce la faccio. Non è guardabile, è veramente inguardabile. C'è su Xbox. No, su PC. Non stiamo parlando di ritardi. Ma infatti io il ritardo, in realtà avevo tutta una concezione. Tutta questa live è un ritardo. Tutta questa live è un ritardo. L'argomento è il ritardo. La procrastinazione. No, io la cosa che avevo in mente è che Nick una volta mi aveva detto che lui arriva in ritardo per colpa nostra. Sì, che lui normalmente è puntuale. Io quando arrivo in ritardo, aspetta, però mi vorrei collegare. Sì. Arrivo in ritardo per colpa sua. No, ma questo per un altro motivo. Per il fatto che io arrivo in ritardo perché so che lui arriva in ritardo. Vabbè. Beh, scusa, mi sono confrontato con Nicolas su questo. Le mattine più belle del mondo qui a Space Valley sono quelle in cui arriva il messaggio di Frank che dice sono in ritardo. Sì, però ho smesso di mandarlo. Rimango a letto mezz'ora, me la prendo proprio scialla, arrivo alle 11. Stupendo. Quando Frank dice sono in ritardo dici... E ti do oggi è domenica. Ti do un'altra informazione. Io ho smesso.
So che succede due volte a settimana perché deve fare metano. No, ma io però ho smesso di scriverlo. Però no, scrivere è bellissimo. Due volte a settimana no, ho smesso, è proprio liberatorio. Però io tipo se arrivavo dopo le 10:30 avvertivo prima dicendo arrivo in ritardo. Dillo. Ma sai cosa no, perché ho capito lo facevo solo io e quindi ho detto vaffanculo. Ma ce la godiamo di brutto. Ma poi il tuo ritardo no, vedi, comunque tu, ai 45 sì. arrivavo. Sì, sì. Sei il capitano. No, no comunque la cosa che oggi stamattina? Okay. Comunque tu sei arrivato in ritardo. Aspetta, ma io comunque non arrivo più tanto. No, te sei arrivato tardissimo, Ton. Alle 10:30. No, non è vero. Te lo giuro, alle 10:30. No, studio. Infatti la cosa che mi ha fatto strano è che, infatti, altra cosa su cui discutere, che io quando mi sveglio e so che sono in ritardo, ormai adotto la tattica del non sentirmi in colpa e dire vabbè, tanto sei in ritardo, ritardo per ritardo, sti cazzi, non cambia niente. Quindi quando mi sono alzato in ritardo, ero tutto in ritardo, ho detto mi faccio due uova con due fette di pane, no. Ho detto approfitto, faccio colazione, ho scritto il messaggio che arrivavo in ritardo, poi arrivo qua e guarda che erano tipo le 10:33, ho detto ma che cazzo, ma sei in ritardo, ma perché cosa eri salito tipo alle 9:15. Sì, di solito arrivo magari alle 9:15 e poi pensavo che non c'è quella. Ma sì, non è vero, ma no, perché alle 9:15 qua, alle 10. Dimostro. 10 qua. Dimostro. 10. Va bene. Va bene. Te lo dimostro. Comunque, Lucrezia, così presto. Io non so che ora arrivate perché io sono sempre il penultimo. Lucrezia fa una domanda figa. Che cosa chiede? Dopo quanto è effettivamente in ritardo? Secondo me dopo mezz'ora in ritardo. Sì, 20 minuti. Dopo mezz'ora. Io dico 20 minuti. Infatti tendo a stare sui 10:15. Per me, secondo me è ritardo dopo 15. Dopo il quarto d'ora accademico. Sì. Dopo diventa ritardo. Il quarto d'ora accademico effettivamente. Dopo diventa ritardo. Cioè se uno ha l'appuntamento alle 10, uno alle 10, arriva alle 10:15, non gli dici niente. Se già inizia a arrivare alle 10:20, secondo me dipende dal contesto, perché tipo se devi fare una call di lavoro di 15 minuti dopo sei stronzo. Le call online hanno eliminato i ritardi, non è più plausibile che tu sia in ritardo. È vero, sono già tutti lì e sono tutti sempre pronti. Ma infatti a volte già dopo due minuti di scazzo. Esatto, qua a Space Valley è capitato a volte di dover rimandare delle call perché qualcuno era un attimo in ritardo e quindi dire arrivo tra 10 minuti, quella roba lì mi uccide, cioè sì, vacca. No, io ieri avevo il ripasso di un tatuaggio e ero 5 minuti in ritardo, ma ho iniziato a bombardare. Cioè mi diceva bombardare. Ma stai venendo? Stai arrivando? Sì, veramente. Sì. Ah, peso. Beh, magari loro ne hanno un botto. Ne hanno un botto, sì. No, volevo dire un'altra roba sui ritardi. Che era. Oh mio Dio. Ah, no, sì, no, ce l'ho. Io ho degli amici che. Loro proprio non gliene sbatte nulla. Tu li puoi tartassare, gli puoi far giurare, gli puoi far promettere qualsiasi roba, loro arriveranno sempre 40 minuti in ritardo. E io a quel punto lì, beh tipo Fre, il maggiordomo di merda, lui potrà. Lui, quel bastardo, lui o gli dici qualsiasi cosa, arriverà sempre mezz'ora in ritardo. Però secondo me quelle persone lì non sono calibrato. Fanno apposta. No, vabbè, mi sono calibrato io ormai, cioè, tipo so che io una volta non ero così e poi mi hanno traviato quelle ma persone. Ma infatti anch'io uguale. Ma non va bene, cioè, è negativo. Io, quando uscivo con voi due il sabato sera. Con chi? Con te e tutti gli altri. Nelson e Cesar. Io mi ricordo una volta che ero sempre puntualissimo. Ah, sei a noi che ti abbiamo distrutto. Io ero puntualissimo. Ci dicevamo alle 9:30 lì. Io alle 9:30 ero davanti al bridge. Sfogati. Io una volta ho aspettato. Il piccolo del gruppo. Certo, però. Ci tenevo e arrivavo puntuale. Carino. Una volta ho aspettato un'ora e mezza davanti al bridge al freddo. Perché eravate così? Si arrivava in ritardo. No, non è te vero. Te lo giuro. Non è vero. Giuro. Lui che arriva in orario, giuro. Tra l'altro, il pub mi fa ricordare tutte quelle volte in cui arrivavi in orario. Ah, ma intanto entra, sì, tieni sì, il sì, tavolo. Sì, sì. E tu stavi mezz'ora lì da solo con la cameriera che passava. Ma vuoi ordinare qualcosa? No, aspetto gli Ed altri. Era una ma arriva. Beh, ieri io ho fatto una cena e adesso è arrivato al dolce. Strafigo. Sì, ma io avevo detto che non c'ero. No, è vero, l'aveva detto. No, l'aveva detto. Non è venuto ieri sera. Sì, che sono andato. Pensa, sono riuscito anche a andare. È stato carino. Sto carino, aveva avvisato. Sì, sì. No, però io stavo pensando che in realtà la soglia per capire se è un ritardo o no, cioè quello a cui penso io di solito quando sono in ritardo, è quel lasso di tempo in cui effettivamente potrebbe non dipendere da te. Cioè è difficilissimo essere puntuale a una cosa, nel senso se tu devi arrivare prima, infatti. Sì, esatto, se devi essere alle 10 in un posto e becchi due semafori rossi, no, certo. Arrivi alle 10 e 10. Perché io e te la ragioniamo, al limite. Esatto, sì, cioè la gente arriva prima. Sì, tu ti devi tarare per arrivare 15 minuti. Tipo io dal veterinario arrivo sempre 15 minuti prima, perché sennò mi rompo i coglioni, però, quindi io mi taro. Però comunque la cosa devastante secondo me è il traffico nei confronti del ritardo. Anche i rossi, anche i rossi. Io a volte mi capita veramente di essere in orario perfetto e anche se prendo del largo anticipo magari il traffico veramente ti frega totalmente. Sì, sì. No, ma è che secondo me in quelle situazioni te ne accorgi, perché una volta ogni tanto uno arriva tardi. Sì, ma se uno arriva sempre tardi, certo. Non è che per quello, perché parte magari ha tanta sfortuna e becca un sacco di rossi. Ma vuol dire che il giorno dopo lui dice ok, ieri sono arrivato tardi, parto prima. Ma
Vi è mai capitato di aspettare qualcuno in ritardo così tanto che avete detto vado a casa? Cioè vado via? Io con te l'ho quasi fatto una volta. Con me? Sì. Ok. Sono stato un'ora e mezza seduto in Piazza Maggiore. Un'ora e mezza. Ancora. Sempre fuori questo argomento. Ma il problema lì fu un altro. Perché allora c'è anche questo da dire sui ritardi. Che a volte quando uno è in ritardo fa fatica ad ammetterlo. E quindi tipo in quella volta lì è successa proprio la cosa secondo me più sbagliata. Cioè io ero lì che aspettavo. E tu invece di dirmi guarda sono mega in ritardo, fatti un giro, che era quello che avrei voluto sentirmi dire, mi continuava a dire sono all'ultima fermata, sto per scendere dal bus. È una bugia. E quindi io stavo lì ad aspettare, perché dicevo sta arrivando, sta arrivando, bugia. Sta arrivando. Un'ora e mezza per una fermata di bus. Ma stai facendo? Idea? Stai chiamando? No, non era una bugia. Ma a prescindere, prendi un caso anche generale. Non ammette, cioè uno dice ah, adesso gli mento, gli dico che sono quasi lì. Però questo in realtà fa sì che l'altra persona effettivamente ci speri e stia lì ad aspettare. Mentre dire guarda sono mega in ritardo, fatti un giro, magari uno va in un negozio, sì, no, magari uno si fa un caffè, magari uno fa la cacca. Ma no, è vero, io una volta tendevo molto più a giustificare il mio ritardo, adesso piuttosto dico guarda sono in ritardo. Sì. Cioè pensa, io sono a casa che ti aspetto, mi scappa la cacca e dico merda sta arrivando, non posso entrare in bagno, se no non gli apro la porta. E in realtà tu mi stai mentendo, mi caga addosso. Invece se mi dici sono in ritardo vado a fare la cacca. No, c'hai ragione, c'hai ragione. Questa è una roba che però a me non mi dispiace troppo aspettare gli altri quando sono in ritardo, perché dico vabbè bello io sono già qua, ho fatto il mio, aspetto gli altri, mi faccio i cazzi miei, sei tranquillo, mi rilasso, vabbè, mi prendo un tempo per me che non avrei avuto, quindi sì però sei magari in giro non a casa dove vorrei però apprezzo sempre quando ho quel 10 minuti in più che posso fare un attimo i cazzi miei. Guarda Nick, se tu arrivi alle 9 qua ci aspetti per un'ora, ma infatti è bellissimo quando è successo. Cavolo, bellissimo quando arrivo presto perché succedono le cose. Ma io mi scazzavo troppo quando arrivavo troppo in anticipo con gli esami, mi ricordo all'università è terribile quello, cioè quello mette una granata fuori che ripassa, piange. Cavacca, sì. Ma poi vedi proprio quello che arriva sciallo in ritardo, che è molto meglio, in realtà. Sì. Ah, tra l'altro, al corso del primo soccorso martedì, uno è arrivato un'ora e mezza dopo e non gliene ha fregato niente a nessuno. Tranquillo così, un'ora e mezza? Farlo, sì. Anche te. Che cazzo e io dici? Ho pensato, cazzo, ma io sono venuto qua dalle 9 a beccarmi il ripasso di quello che avevo fatto la volta prima, quando potevo arrivare un'ora e mezza dopo. No, Nick, devi pensare, io sono bravo e lui no. Però è arrivato un momento dopo e... Se no ti fai traviare. Sì. Sono bravo. Mi raccomando. Vabbè, andiamo ad ascoltare un vocale. No, non lo vogliamo ascoltare. Non lo vogliamo ascoltare, no. No. Ve lo simuliamo. No. No. Anche dal titolo dell'audio non saprei immaginarlo. Se sta andando noi non lo sentiamo, ve lo avverto in regia perché magari... Andiamo avanti. Prego. Ah niente, lanciamo il patto del giorno. Ah cazzo il patto. Ci siamo scordati. Sono maledetto, è arrivato in ritardo, coerente con la puntata. Ritardo, ci sta. Riverenze dalla vostra grappa, questo è il patto del giorno. Sarei l'artista più stimato e quotato di sempre, una bravura straordinaria, un'immaginazione pressoché infinita, opere vendute per cifre esorbitanti, ma ogni quadro avrà nel retro un tuo segreto imbarazzante che verrà letto ogni qualvolta ci sarà una battitura d'asta. E no, non può essere un'opera sola, hai un'immaginazione pressoché infinita, quindi non smetterai mai di dipingere. Ma ci sta! Secondo me è tipo... Cioè, roba che... C'è una performance pazzesca anche il fatto che ci sia il segreto, cioè sì, quella parte dell'opera. Fa parte dell'opera. Però cazzo peso. No, non lo farei era mai. Il patto della non lo puntata mai. Ma ragazzi, è molto peso. La privacy sono super no è cioè, molto peso. Secondo me perché ha roba da nascondere, io sarei tranquillo. Ma no, ma non è quello. Pensateci, secondo me Frank ha un botto di roba da nascondere. Ah sì, cioè anche a me qualsiasi cosa, cioè mi turba, io ho bisogno della mia privacy. No, io sarei tranquillissimo. Anch'io sarei tranquillissimo. Posta, oddio, adesso che ci sto pensando forse. Ma te è un botto di roba da nascondere. No, sì, pochissima. Uno o due, Però no, pensa, cioè un segreto può essere qualsiasi cosa, anche un pensiero che è su qualcuno, una roba fatta in passato, qualsiasi cosa. No, vabbè, qualsiasi cosa. Sono easy. Qualsiasi cosa. Non so, è peso. La mia fedina è pulita. No, anche la mia fedina è pulita, però sto parlando con te. Ma sei pezzo. Oh, poi comunque bisogna che te ne freghi di diventare l'artista pittorico più amato e apprezzato di tutti. No, infatti io i quadri non li capisco. Questo vuol dire un cazzo. Fondamentalmente vuol dire sei mega ricco. Vabbè, sì, sei mega ricco.
Sei un però, Picasso, no, io non lo farei, cioè, puoi darmi, cioè, soldi, ma io mi immagino tipo i segreti di Frank. Una volta ho sputato per terra, cioè sarebbero delle cose così, quindi possibile. Esatto, capito, non per niente imbarazzanti per una qualsiasi persona. Beh, sì, sono robe. Beh, io comunque accetto. Cazzo, ma state pensando il fatto che diventi l'artista più geniale tra tutti? Però sei un lo pittore, vorresti essere. Vabbè, ma puoi applicarti in mille cose. Sei scritto pittore, però. Pittorico. Io artista pittorico più amato. Ma va bene, figo. Va bene, pittore non, figo. Dimmi un pittore famoso. Picasso. No, esistente. Van adesso Gogh. Che dice una celebrità. Adesso. Mio zio. Dai, seriamente. Vabbè, più amato e apprezzato di tutti i tempi. Vuol fammi dire un esempio. Diventi più amato e più apprezzato di gente che conosci, tipo Picasso e varie. No, fammi un esempio, un attuale. Ma è che non sono più amati di quelli antichi. Ma cosa, diventi però, più amato di Picasso, più no, amato di tutto. No, è che secondo me è proprio una vita brutta che comunque non vuol fare nessuno. In effetti che c'è scritto Parise. Amato non pagato, quindi insomma. Vabbè, ah, ma se sei, vabbè, beh, ma non è detto, perché non adesso detto. Non so, ma magari sono morti tutti poveri. Esatto. Magari sì, però, tu muori povero, perché non erano ancora famosi forse. Sì, vabbè, ma, sono diventati dopo. Però qui non c'è chi lo presente. Sa. Beh, Picasso cioè, era bello ricco. Poi. Sì. Come fai a saperlo? Picasso era ricco. Picasso è stato già famoso. Anche era già famoso quando era lì. Perché dietro scrive i segreti. Sì, esattamente. Probabile. Sì. Io comunque accetto. Io no. Io accetto. Ah, io no. Che poi vi volevo dire una roba. Ma abbiamo fatto un sondaggio su questo punto. Siamo a metà. Sì. Ok. Non vedo abbastanza, ma quasi metà. Figo. È un po' 50-50. Figo. No, bravo. Che mi piacerebbe tantissimo dopo che ho visto il video di Richard Fraffrog. Quale? Okay. Quello che abbiamo girato. Insieme? Insieme. Ma allora non l'hai visto il video? L'hai vissuto? È diverso, molto l'ho vissuto, diverso. Però l'ho visto attraverso uno schermo. Anch'io, ma è molto diverso. L'ho vissuto. Il video che abbiamo registrato con Richard Fraffrog. Ti è venuta voglia di dipingere? Mi è venuta voglia di fare una live in cui facciamo un argomento easy tra di noi e io faccio un ritratto a Nick con la tela e tutto e lo svelo alla fine. Con tutti i colori, okay. Mi piacerebbe un botto anche per riusare i colori. Se vuoi puoi fare anche sull'iPad comunque. No, mi troverei meglio con proprio la tela. Vorrei una roba più manuale. Ti piacerebbe? Ma sì, dai. Vabbè, Nick, poi te lo prendi a caso per arredare l'ingresso. Già proprio quello di Cesare, che è bellissimo. Cos'è che c'hai di mio? Il ritratto che mi hai fatto dalla matta. Quello molto bello. Quello molto ti piace un botto. Perché tutti stanno scrivendo Banksy? Perché è un pittore. Però non è un pittore. Ma poi Banksy non si sa effettivamente chi sia. Magari sono 20 persone diverse. Ma è un collettivo. Esatto. Banksy, io ho sempre pensato che siano più persone. Anche perché per organizzare tutto. Per morto. Vedi, non è ce morto. Ne sono attuali. No, è morto, però Andy Warhol, tipo, era famosissimo. Sì, stava con Rockstar. Era un pittore, non faceva le foto a Marilyn Monroe. Anche. Non è quella delle foto con colori diversi. Ma quelle sono. Ma non è una sua foto. Queste sono foto. Ma non è una sua foto. Vabbè, lui metteva i colori sulle foto. Beh, non era un pittore. No, non era un pittore. Non era un pittore, era Andy Warhol. Esatto, era un visionario. Non so come si dice. Ditemi voi. Io non lo so. Sono neanch'io. No, più stiamo parlando di roba di cui nessuno sa un cazzo. Nessuno sa un cazzo di pittore, sarà un motivo. Ma è diverso ora, cioè più Banksy. Non ci sono più pittori. Sicuramente ci sono più pittori di una volta. Secondo me sicuramente ci sono. Non mi ricordo i nomi, ma ci sono. No, sicuro. Vabbè, lo zio di Nick. Bob Ross. È vivo, è morto. Andiamo a cercare Bob. Non era un comico Bob Ross. No, è morto Bob Ross. Povero Bob il precursore della SMR. È morto anche lui, dicono. È morto, vedi, non sì. Ci sono. Adesso vedi troppo. Roberto Ferri. Io il nuovo Caravaggio. Caravaggio. Veramente? Sì. Ah. Non so, l'ho letto prima tra i commenti. Ah, Bob Ross è quello. Sì, è cazzo, ha una faccia super simpatica. Com'è che si chiama Roberto Antonio Ferri? Basazza. Roberto esatto. Ferri lo sta scrivendo. Cazzo, però bello scoprire l'arte in questo momento. Facci vedere Roberto Ferri. Roberto Ferri, immagini. Carabaggio. Marco Grassi. Carabaggio. Ci sono dei culi e dei peni, non so se ma come? È pieno di è tutto possiamo nudo. Possiamo farli vedere, è tutto Pingu. È un nudo artistico, Pingu. È un dipinto. È un dipinto. No, ti ho trovato il tizio. Carabaggio. Carabaggio. Roberto Ferri, te l'ho trovato. Pingu. Ma non voglio vedere la faccia. Ma no, io voglio vedere i... No, vediamo se sono più veloci dei Pingu. Ah, dei nudi, ah. Ah. Vedi, culi, è tutto bello. Così. È tutto così, tutto è cool, vedi? tutte cole, vabbè. E no, chi era l'altro? Carabaggio. No, non Carabaggio. Roberto Ferri. No, Federico Mendolia. No. Maurizio Cattelan. Meteor. Io cerco Meteor. C'è Damien Hirst è anche un pittore. Meteor, ma Meteor ti trova una meteorite. Ma cosa Giovanni Mucciacci. Ma non è un pittore. Vai di Damien Hirst. Chi? Damien Hirst. Barengo. Barengo. Con l'H iniziale.
Marcello Bareng. Aspetta che sono su Damien Hirst. Dromschel. Ah, merda, sai chi è? Susanna Tamaro. È anche un pittore. Susanna Tamaro cerca. Susanna Tamaro, cosa dici? So perché te Paolo Bonolis, Giuliano tipo. Macca. Basta, non cerco più un cazzo. Nicolò Calvi. Ma chi è? Damien Hirst, hai cercato? Sì, non fa pittura. Ma sì, che fa anche pittura. Vabbè, è difficile trovare. Painting devo cercare forse. Sì. Painting Naked. Ci suggeriscono Nicolò Ballini. Leveline. Ah, uno dice che io sono un pittore. Eccolo, l'abbiamo trovato. Belson Nincesano. Allora, adesso tu dimmi che questo è. Adesso si vedrà di merda. Dov'è? Questo qua è una cosa. È un pittore famoso, uno che fa questo. Spot painting, sì. È un problema, capisci? Comunque, a parte gli scherzi, fare una live con delle opere del genere, con qualcuno che ce le spiega, sarebbe mega interessante. Perché sì, è veramente difficile capire certe opere. Anche uno che ci spiega le foto sarebbe mega interessante. Quello poi. Quello veramente. Cosa che era andato in banca? Aldo Baglio. È andato in banca che praticamente Nicolas aveva. Nicolas era preso male perché aveva fatto un commento. Nicolas aveva praticamente preso tutta la sua libreria e l'aveva trasportata. Non aveva capito il topic della live. E praticamente Frank si aspettava una live totalmente diversa perché sperava di distruggere Nick commentando. No, non è vero. Gli ho anche detto, va bene, trovami 5 foto, li ho tutti i libri e fa no, non mi piacciono. No, no, te ne ho trovate 2, ma quei libri non erano. C'era anche un problema che tutti i libri di Nick contenevano nudo. Non è vero, solo uno. No, era pieno Nick. Che, visto, anche tu ne hai aperto uno e hai visto i nudi. Adesso tutti i libri sono nudi. Questa è la mente di tonno. No, in realtà quello che mi turbava è che erano libri anche interessanti. Però tipo ti faceva vedere l'America negli anni 50, tipo una roba del genere. È ovvio che è interessante. Ma non c'era solo quello. Erano tutti libri artisticamente che persino io capivo che avevano un suo senso. Però ecco, si devo portare della merda. Sì, cioè, vorrei. Allora grazie sì, a cazzo. No, tu mi porti una foto che non ha senso e però mi spieghi perché è mega famoso. Alvaro Vitale come pittore. Alvaro Vitale. Ma non è vero. No, cerca Nicolò Calvi. Mi spacco. Nicolò Calvi. Non è un pittore. Ma io non ho ancora il pittore. Io non ho ancora raccontato del mio massaggio. Ma che palle. Certo, massaggio. Mi hanno fatto un massaggio. Ma chi? Non te l'ho detto? No. Sono andato a fare un massaggio con il Perezzomino. Ma da chi? Non te l'ho detto. Ma Nicolò Calvi. Ma non sto capendo. Non sono foto. Beh, di Massimo Boldi dicono. Beh, mentre tu cerchi e fai vedere, Frank, ti racconto questa mia esperienza. Sono andato praticamente in un centro termale, ok? Il villaggio della salute? No, Asmana. Asmana? Ah, ok. Sono andato da Asmana. Pensi che lui è andato da Asmana e tu no? No, ci sono andato io alla fine. Ci sei andato? Non ci sei andato. Sì. Vi abbiamo regalato. Non sei mai stato. 4 anni fa, 2 ingressi, spendendo un botto di soldi, non avete mai usato. Sono ancora belli. Comunque ti spiego la situazione. Praticamente ci sono andato con la mia ragazza, abbiamo preso il pacchetto per due, mi hanno dato il. C'era dentro anche il massaggio, ok? Di coppia. Bello. Quindi lo fai di fianco al tuo sposo. Chi ti ha massaggiato te? Mi ha massaggiato una ragazza, ok? Però. E lei? Aspetta, un'altra ragazza. Ah, okay. E però quando ne avevo parlato con la mia ragazza, gli avevo chiesto se si faceva col costume, non si faceva col costume. Lei non mi aveva saputo rispondere, giustamente. Tanga. Io temevo il tanga. E alla fine cosa è successo? Che io praticamente entro nella sala massaggi, arrivano le due massaggiatrici e poi ci danno questa bustina qua. E dentro c'era il tanga. Questo tanga sottilissimo, un po' trasparente, non ho capito perché. E che all'inizio non sapevo da che parte. Cioè sono andato totalmente nel panico perché non sapevo da che parte andasse, perché la prima volta che sacchettasse. Dove sacchettasse, io me lo sono messo e mi uscivano i coglioni dappertutto. Ma esco sempre i coglioni in quelli dei massaggi. Tantissimo. Io ero convinto che tutto questo non esistesse nella realtà. Ma se esiste, se ti fai fare un massaggio a questo. Io pensavo di no. Vabbè, cosa pensavi che fosse? Stavi vestito? Ma con un telo, con qualcosa che ti anch'io coprisse. Anch'io pensavo una roba del genere. Io pensavo telo sopra. Sì. E invece no, per il zomino, quindi me lo son girato e mi sono fatto andare tutto così. Poi la cosa strana è che tu ti devi mettere già a flauto sopra il lettino. A saccottino. Okay. A saccottino sopra il lettino, quindi ti stendi così. Sì, quindi secondo che la massaggiatrice è entrata, ok? E la porta era proprio davanti al mio lettino e si è trovata me con le chiappe all'aria, okay, col perizzomino orrendo, tutto bianco. Inoltre ci eravamo messi male perché ci dovevamo mettere dall'altra parte, quindi mi ha fatto pure girare, quindi si è trovato queste chiappe davanti che non dovevano essere che all'inizio non ci dovevano essere. Fa: scusa, dovresti girarti. Ok, allora mi sono girato e lì però
volevo un attimo raccontare del fatto che comunque è fighissimo. Cioè, secondo me, io impazzirei. E tu impazzireste. No, infatti io prenoto per il mese prossimo. È vado. Fuori di testa. Insieme. Hanno dei polpastrelli che sono divini, morbidissimi. L'olio è caldo. E poi la cosa assurda è che tu senti prima le due mani, ma poi sembra che se ne aggiungano sei. Cioè, non capisci bene come, ma senti tantissimi tocchi e non capisci. È una roba strana. L'unica cosa un po' strana è che comunque quando ti massaggiano le gambe ti strusciano contro le palle. Ma anche questo, ma io ero convinto non che so questo che... non esistesse davvero, che non lo facessero veramente. Te lo ma giuro, te lo giuro. Quando ti arrivano, non è che ti fanno una sega, ma lo so, però sembra, cioè no. Ma però io mi sembra un po' troppo. Ma perché? Per un massaggio. Però aspetta, anch'io in realtà ci sono rimasto un po' così. Perché io pensavo che ti andassero fino a un certo punto della gamba e esatto. Poi tornassero indietro. No, ti arrivano su fino alle quadricipite. Ma perché non gliene frega un cazzo loro? Non gliene frega assolutamente niente. Certo, però è tanto. È tanto. Senti violato? È tanto. Cioè, nel senso, se non te l'aspettavi. È come il medico delle palle, ti tocca il pipo. Ho capito, ma non sei là il medico e non ti sta toccando. Non ti dovrebbe toccare il pipo. Ma come se fai una ceretta, ti prendono il pipo, te lo tirano su, ti fanno cerettare. Sì, ma te la prendono. No, ma come è così. Fai a saperlo? Ho visto come funziona. Perché l'hai visto? Cioè, se te la fanno anche femminile, cioè, sta lì e te la fanno. Ma dove l'hai visto? No, cioè, lo so. È così. Come fai a saperlo? Io lo so. Cioè, te lo sai cosa? Neanche io lo sapevo. Guarda che poi quando ci sono delle domande scomode io mi accanisco su di te. Io non lo faccio di solito. Ah, hai ragione. Questo è super minaccio. Cioè, interessante. Effettivamente anch'io vorrei sapere com'è che no, fanno così. Cioè, sono professionisti abituati. Non gliene frega un cazzo che sei nudo. Non gliene frega un cazzo del tuo cazzo. Però te lo maneggiano. Non capisco. Cioè, no, io non sto scherzando, cioè io non l'ho mai visto. Non lo so neanche io. Cioè, tu lo sapevi? No, non lo so. Cioè, sicuramente se ti devono fare la ceretta all'inguines, cioè sia femmina che uomo, armeggiano da quelle parti. Vabbè, sì. Lo stavano scrivendo in chat prima. Ma quello che hai. Qualcuno però... si è mai fatto fare una ceretta da un estetista? Beh, sì. Io sì, ma solo sopra. Eh no, io un certo uomo no, che si fa una ceretta giù. No, non lo so. Beh, tutti i ciclisti, scusa. Secondo me mia sorella è andata una volta all'estetista e c'era un uomo che si stava facendo fare il ceretto a lui. Ah sì? Sì. Ok. Vabbè, comunque, no, volevo concludere il racconto nel senso che è stato fighissimo, però quella parte lì un po' è stata tosta, cioè nel senso... ma tantissimo. All'inizio non sapevo bene avevi come... Avevo paura. Hai il timore di quello, perché comunque al di là di tutto, anche fosse cosa, stato un uomo... barzotto. E che ti diventi un po' barzotto. Poi ho pensato anche nella mia mente, ma saranno comunque... mega abituate secondo me mega secondo me no, perché secondo me capita. È possibile che capiti, comunque resti nel professionale, dici non è successo nulla di male, cioè comunque... però è veramente imbarazzante come situazione se ci pensi, cioè lei cosa fa dopo? Ma infatti la cosa che ti volevo dire è che tutto si risolverebbe se ti dessero dei mutandoni più grandi, perché nel momento no, perché se cresce si vede anche sì, ok, però sarebbe meno, cioè meno, non ci uscirebbe, cioè il problema è che lì sarebbe uscito, capito? E io non volevo la fuoriuscita. O e bastava anche solo il cazzo di classico asciugamano. Sì, l'asciugamano sarebbe stato perfetto. Lì è perfetto. È giocata da Dio. Non lo so. Ma poi pensa anche solo se è la pipì. Cioè, queste cose che comunque non aiutano. No, sono serio. No, sì, certo. Cioè, certo. Bruttissimo. Sì. Vabbè, comunque basta. Era questa la mia esperienza massaggio. E volevo semplicemente. Devo anche dire i prezzi e gli orari delle terme di asciugamano. No. Assolutamente. Però bella, piaciuto. Ma che cos'è la Shanghai Surprise? Non sto capendo. La finale, l'happy ending. Shanghai Surprise. Penso di sì. Non l'ho mai sentito chiamare. Neanche io, però. Neanche perché magari ti esce dalla mutanda e quindi tipo. Shanghai. Ciò che... Beh, Shanghai sono i bastoncini. Non lunghi. Mettete il pad di Frank in diretta. Per favore, l'iPad. Sto cercando Frank. Shanghai Surprise. Ok. È un film dell'86. L'1.37 con Sean Penn e Madonna. City di Scrubs, sì, è vero, quando vanno a farsi i massaggi con Kelso, che Turk è costretto a guardare per camera al collo. Fighissimo. 15 milioni è costato sto film. Assurdo. Vabbè, andiamo a sentire un audio. Adesso ce li abbiamo. Riverenze, io per quanto riguarda le punizioni ricordo che alla scuola materna, quando era ora del pisolino pomeridiano, se non dormivamo ci mandavano in una stanza o ci minacciavano di mandarci in questa stanza dove c'era la macchina sculacciatrice e c'era anche un biglietto con le istruzioni dove c'era proprio disegnata questa macchina che sculacciava i bambini che non dormivano, ma ovviamente nessuno l'ha mai vista. Invece per quanto riguarda i ritardi, io abito
geniale. Dall'altra parte della strada rispetto alla mia scuola elementare e delle medie, ma sono sempre riuscita ad arrivare tutti i giorni in ritardo. Certe volte alle elementari arrivavamo a scuola nel parcheggio e mi rendevo conto di non aver portato con me lo zaino, quindi sì, è abbastanza un problema specifico nel mio caso, il ritardo. Comunque è vero, è qua, più tu sei vicino alla meta, più il ritardo è possibile. Sì, esatto. È che lì secondo me lo risolvi passando a prendere quella persona. Oddio, in realtà per me non è così. Cioè, no, per te non è, ma te no, sei un caso per a parte. Per me il problema è essere lontano dalla meta. No, secondo me, cioè io tipo le volte in cui sono stato più puntuale nella vita a Space Valley partivo da tipo 5 ore di distanza di macchina. Beh, no, è vero, quello aiuta un botto. Cioè lui non riusci, tu non riuscivi a essere in orario neanche in casa tua? No, ma perché te la scegli? Ma è tipo i più grandi ritardi della mia vita li ho fatti quando la mattina tipo avevo tanto tempo. Dicevo, ma è tra un sacco di tempo l'appuntamento. E poi mi ritrovavo 5 minuti prima che ero nudo, sporco e dovevo far tutto. Compratevi casa a Varese e andate a vivere là. Figo. Cazzo, fighissimo. Beh, potrebbe essere una soluzione. Ma, ma esatto. A Milano. Treno e via. Figo. Comunque, mia prima. No, sono cazzi miei. Scusate. Sono cazzi loro. Di che? No, del viaggio prima che non viaggiate più insieme adesso. Mi è dispiaciuto un botto. Cioè? Che Nelson ha organizzato un altro viaggio. Ma l'ho organizzato senza molto Nick. Prima. Io pensavo qua, ma senza la Francia. Ma molto prima. Sì, l'ho organizzato molto prima, tipo 3-4 mesi fa. Ma scusa, digli dove? Ancora. Ma digli dove che prenotiamo. Perché ci sono rimasto male? Anch'io. Ti raggiungo se vuoi. Ah, okay. Sì, ok. Va bene. Lo farei, farebbe ridere. Accetteresti Nick che ti raggiunge? Certo. Ah, ok, figo. Sì. Vai, però sono tutta la schedule di cose da fare. Sì, cose da vedere, fare, live, il programma. No, però aspetta, ma potremmo venire davvero io e Nick? In quello tipo. Io mi aggiungo volentieri. Ma dov'è che andate? Tu non sei via? Non lo so. Il 20? È dal 21 al 24. Ah sì, che due coglioni. Dove andate? Vado a fare, tra l'altro, un lavoro. Perfetto, Nick. Come fai senza Nick? Esatto, appunto. No, ma Nick viene subito. Pericoloso. E in Francia. Ah, okay. Francia. Ma hai presente quando abbiamo fatto la roba di Ah, ma mi ricordo che ne parlavi con Jeremy. Ma hai presente che quando abbiamo fatto la roba di Jeremy. Come si chiama quel gioco? Genshin Impact. Sì. Che era in montagna, c'era il video trash in montagna. In quelle montagne lì vado. Vai proprio lì? Sì. Oddio, figo. Fighissimo. Sì, posso vedere se c'è qualcosa di Genshin Impact. E tu vai senza Nick in montagna? Ma il molto suo prima! L'ho organizzato tipo 4 mesi fa. Non sapevo ancora di essere soulmate dei viaggi con Nicola. Che Nick non è ancora nato. Tu hai vloggato l'ultimo giorno di. Ho fatto delle clip. Aspetta, di cosa stiamo parlando? Non hai un vlog. Ma perché in ferie? Hai visto dei cazzo di yak? No, non ma erano delle mucche di merda lontane. Non ha vloggato in yak, non è una mucca di merda. Allora, povere mucche. Era brutto tempo, era freddo, non c'avevo voglia, avevo fame, sonno. Siamo tornati a casa presto. Questa è la dimostrazione palese che se non ti porti dietro quell'uomo. Ma eravamo in ferie! Era in vacanza. Pezza, le tue ferie sono i vlog più belli, lo vuoi capire? Cioè, se dico stacco. Allora, abbiamo fatto un discorso io e Nick su questa roba qua. Perché lui mi diceva: se tu sei suo amico, gli lasci godere la vacanza. E io invece dico, se sono tuo amico, ti faccio capire che lì potresti fare dei vlog invece strafighi. È un'angoscia di merda, perché è una vita di merda. Se uno tutte le cose belle, cioè uno può dire ora vlog a bomba, o dire mo stacco e non ci penso, perché sennò diventa un'angoscia. Un botto di vlogger, non sarà il mio caso perché non vlogo da una vita, non sono fuori dalla cosa, ma sono depressi duri e smettono di far video. Sì. Perché la tua vita diventa il tuo lavoro. Tu devi essere costretto. Allora, ero in vacanza. Io ero in vacanza. Puoi vloggare sciando, è un casino. Potrei far vloggare qualcun altro. Cioè, ne parlavo anche quando eravamo Scotty e Nelson. C'erano dei momenti che era strano, perché dovevamo fare delle cose, delle attività che erano programmate, e il fatto solamente di doverle fare per forza te le fa vivere in un modo diverso. O ne avevamo già parlato di questa cosa? Non mi ricordo. Ma puoi vloggare sciando? Cioè, come cazzo fai? È un Cristo. Vabbè, però puoi vloggare tutte le mangiare nei rifugi. Ma non c'è stato, cioè, di attività extra allo sci, c'è stato pochissimo. Ma quando vi fermavate a sparare? Stavamo facendo il triathlon. Ecco perché no? Biathlon. Cosa più bella. Nel rifugio degli yak io sono caduto. Scusa, avevi la pistolina qua pronta per sparare. La carabina si fa. No? Nick, senti questa. Dimmi. Nel rifugio degli yak c'è una fila infinita per andare a mangiare. No. Tutto il salone pieno. Allora io a un certo punto in mezzo alla sala mi sono completamente ribaltato. È scivolato sull'acqua. Ho tirato merda, una sciocca. Ha rovinato la sua mascherina. A me. La mia mascherina nuova. E ha quasi spezzato la gamba a una signora che passava. Scusa, ma hai spezzato la mascherina? Ho fatto un volo. Eh no, tutta graffiata perché avevo il casco in mano. Sono scivolato.
ma ho tirato una pacca. Cioè io non ho capito come nel giro di un secondo mi sono ritrovato all'ingiù. Ma pazzesco. Infatti non bisognerebbe mai togliersi il casco da sci finché non sei in macchina, perché fai lo sempre dei gran scivoli di brutto. Sì. Comunque è presente che stavo cercando un assistente. Sì. Non l'avrei comunque considerata in questa cosa perché volevo staccare, però a prescindere, un grande ostacolo nel fare video in situazioni del genere è dover pensare a cosa fare per chiudere il video, è il più grande impegno. Quindi se io ho qualcuno che invece si occupa di questo e filma, o mi dice filma, io sono a posto, lo faccio, non è un problema. È lì che entra in gioco Nicolas. È lì che, esatto, Nicolas in tutte le vacanze. I'm your man. Che tra l'altro no, perché in Scozia in realtà, avendogli dato anche la round, pensavamo tutte e due a due robe diverse. Sì. Un po' sì. Non sì, mi hai aiutato. Abbiamo caricati questi ragazzi. È stato un errore. Però siamo supportati vicenda. Sì. Finito. Bravi. Bravi. Però c'era un sacco di fila comunque, perché arrivava il piatto al ristorante, e c'era lui tutti. Che faceva lui, io che facevo il mio, arrivava l'altro. E tutte le storie. Tra l'altro lui mi ha fatto una clip, mi ha fatto supplente. Supplente. Cioè da supplente che perché io ero che non mi cagavo volevo... addosso in hotel e lui è andato a fare una roba figa e gli ho detto tieni la mia videocamera e filma. Ma tu hai fatto Nelson? Ho fatto Nelson. No, aveva fatto me. Ah, hai fatto te, ok. Pensavo di fare la gag di fare Nelson, però troppo complesso, ho fatto me, ero stanco anch'io. Ci faccio me stesso, ma era l'ultimo giorno. Vabbè, sì, dai, sì. emergenza, sì. capisco. Ma abbiamo altre audio? Altro audio. A proposito di punizioni, in Veneto c'è questo detto che dice ti do una botta che il muro tenda un'altra, che è molto semplice, ti do una botta che il muro tenda un'altra. E in pratica è successo una volta veramente con mio papà che mi ha tirato una sberla, non forte, però io ero molto vicino al muro e ho preso una testata sul muro e ho riuscito a compiere quello che pensavo fosse solo una leggenda, ecco. Arrivederci. Si stava addormentando mentre stava facendo la nota. Stava un po'. Aveva un po' il trauma che tornava. Sì, può essere. Ma stava ridendo. Ancora per questo. Okay. Allora, il flashback okay, del Vietnam, giusto. Secondo me. Giusto. Devo sentire l'ultimo audio. Ah, no, due ancora ne abbiamo. Riverenze dalla vostra grappa, una delle più strane punizioni a cui fui sottoposto fu all'asilo, perché a me non piaceva dormire quando c'era l'ora del riposino pomeridiano. Avevamo tutte le brandine, un'aula apposita dove ci mettevamo a dormire. Io ero l'unico della mia classe che non dormiva. Una maestra ce l'aveva talmente a morte con me per questa cosa che non solo mi metteva la brandina proprio in un punto in cui non era in gruppo con gli altri, cioè ero proprio isolato, ma poi mi aveva pure preso la benda per gli occhi. E io non dormivo comunque. Figo. No, questo. Ma parliamo di questo. Cioè, dai, io non si possono fare nel mio cose, asilo. Ma che cazzo vuol dire? Non avevo l'ora del pisolino. E una volta si è allagato. Siamo andati tipo ospiti in un asilo vicino. E lì invece ci obbligavano a dormire. E io, chiaramente, non essendo abituato, okay, facevo fatichissima. Voi dormivate all'asilo? Sì, sì. Io all'asilo, no. Sì. I primi anni eravamo obbligati. Materna, dite? Materna. Ma ci sono materne diverse. Ci sono materne solo mattina e materne. Ma io facevo tutto il giorno, ma non dormivo. Facevo solo mattina, mi sa. Come io tutto il giorno mattino. No, solo mattina. Vabbè, oddio, in realtà tutto. Beh, oddio, secondo me sceglie. Cioè, tempo pieno. Ma da quando vengono a prenderti. Esatto. Sì. Ma comunque io sono, invece sono rimasto ancora male per questa cosa della benda. Ma no. Peso. Un po' esagerata. Vabbè, cioè, vabbè, cioè cose... copri occhi. Vabbè, è che la troia. Vabbè, però. Vabbè, ma una benda prima, tipo quelli che usiamo noi per spettacolo. Sì, no. Però mettertela forte è brutto. Ma gliela metterà. Sono delle robe al limite, secondo me. Molto chiamare il telefono azzurro. Esatto. Sì, però comunque un bimbo che non dorme è molesto, perché quella immagino sia una specie di pausa per le maestre. I maestri. No, beh, da me aveva c'era. Sigaretta. No, da me c'era il gruppo che dormiva e quello che non dormiva. Mia mamma dorme con i bambini. Dormivano tutti in contemporanea. Ma anche mia mamma dorme. Di solito. Cioè, mamma le capita di lascia i bambini lì e lei dorme. Ma no, dorme con loro. Ma come dorme con i bambini? Succede. Ma hanno un letto loro, no? Sì. Ma va là. No, ma oggi delle brandine. Cioè, ne fa addormentare uno. Perché forse se prendi uno, lo svegli, ci vai a dormire con lui. Che dorme. È il lavoro della vita. Perché io voglio dormire. No, ma che palle. Però è peso, fare l'asilo nido. Devi pulire tutti quanti. Devi tenere. Devi lavare tutti i culi. È vero, devi lavare tutti i culi. Gregre ha scritto: io per il riposino giocavo con le orecchie dei miei compagni. Cosa vuol dire? Non lo so. Vabbè, abbiamo l'ultimo audio. Andiamo a sentire. Riverenze a tutta la Valle Spaziale, mi chiamo Sonia. Per quanto riguarda i ritardi, un giorno tardai di 10 minuti all'entrata della scuola. Piccolo problema per la mia classe, c'era il compito di matematica e io me ne ero completamente dimenticata. Ero l'unica che faceva copiare, ovviamente sotto pagamento di colazione pagata al bar. Inutile dire che ho visto il terrore negli occhi di qualcuno.
Beh, sono riuscita comunque a fare il mio, quello del compagno del banco e godermi la mia colazione pagata 10 minuti prima che finisse la lezione. Che business pazzesco. È gravissimo questo. Tu ti facevi pagare? No, io no, infatti è gravissimo. Che non ti facessi periodo... pagare? No, no, non si fa, ma è sbagliato. Ma non si faceva pagare, si faceva offrire una colazione. Tipo una merendina, mi fai copiare. No, è uguale, estorsione. Denunciare. Io mi ricordo che io ne avevamo dei bei bulli su sta roba. No, immagino, ma anche con i compiti, secondo me. Sì. Cioè, io copiavo, mai fatto un compito. No, aspetta, le verifiche non ho mai copiato. Okay. Mai. Avevo non l'ansia. Facevi i compiti a casa. Non facevi i compiti a casa. Quello è gravissimo. Però io mi ricordo che c'era questa nostra compagna del liceo che era bravissima e mi ricordo proprio, vabbè, eravamo delle teste di cazzo, se non ci passava i compiti da copiare c'era proprio l'incazzo del tipo va bene, però tua scelta esclusa dalle dinamiche di amicizia della classe. Era una roba pesissima. Brutto. Una volta l'hai fatta piangere. Ma dai. Vabbè, sì. Io per un periodo vendevo le tavole di tecnica. Le facevo. Cavolo, le tavole. Le tavole di tecnica. Sì. Cazzo. Ne ho fatte un paio, tipo 15 euro. Sai che anche l'artistico c'era gente che le vendeva. Non ricordo di brutto. Vendevano di tutto l'artistico. Cioè l'artistico trovavi qualsiasi roba. Gente che ti vendeva tavole pittoriche, tavole... Io ne ho comprata una volta. Veramente, sì. Però la prof mi ha detto, è fatta troppo bene, non sei tu. Ah, t'ha sgamato pure, t'ha sgamato. Sì. Porca vacca. No, non mi ha dato, tipo 6. Perché non aveva le prove, però mi ha detto, non posso darti tanto perché secondo me non l'hai fatta tu. Però è anche una cosa stronza da dire, magari ti eri impegnato tantissimo. Tu non hai obiettato, cioè hai detto esatto, sì, è quello che ho detto. No, ma prof è mia, però poi non è che potevo, cioè palesemente non mia, dai. Business. Ma tipo da noi mi ricordo in seconda avevamo scoperto che c'era una sezione con lo stesso prof che faceva in quel laboratorio lezione prima di noi e rubavano tutti le tavole perché quelli prima le lasciavano le tavole nell'armadio le fottevano tutte E le copiavano o usavano le stesse? No, le prendevano le stesse usavano proprio quelle era una roba poi assurda. Cosa facevano? Cancellavano il nome? È perché lo scrivevano a matita ma perché non tutti, in realtà c'erano alcuni che lo scrivevano a matita. Noi per cancellare la china a architettura avevamo una specie di coltellino con cui leggermente scavi la carta e riuscivi anche a cancellare quelle robe. Però erano cancelli benissimo. No, però un occhio non attento che qua che corre fretta. Pesissimo. Sì, ma più che altro pensa il povero lui. Ma era quello che si è fatto il culo gigante, quello, si trova tutte le tavole rubate. Peso. Assurdo. Vabbè, ringraziamo anche Michela Gaimi che ha regalato 5 sub. Grazie mille. Ma anche Andre l'avevamo abbiamo ringraziato prima, forse ne ha regalato un altro. Una in più. Bravo Andre, giusto. Io però a un certo punto della mia vita, tra esattamente 4 minuti, vorrei staccare e andare a giocare a Elden Ring. Se vuoi puoi staccare prima se vuoi andare a giocare a Elden Ring. Grazie, non ci gioco da 2 giorni. No, allora facciamo una cosa intanto. Decidiamo, lunedì dovremo fare la live sui giochi di società. Ok, è vero. Io voglio provare Exploding Kittens. No, giochiamo a uno, abbiamo detto. L'abbiamo detto in salotto, sì. Questo salotto che esce? Esce domenica. Però voglio provare Exploding Kittens. Però io stavo pensando, quante partite? Dopo mezz'ora? Mezz'ora sera ti conviene giocare a uno. Ma non vengo, mi fingo malato. No, scaldo il termometro con i jeans. Le facciamo. Dici, con le regole di Nick, perché Nick dice che ha delle regole. Ma scusa, non possiamo tenerci Exploding Kittens tipo di riserva. Ma quanto dura? Ma anche 3 orette di uno, facciamo 1 e 1. Ma perché tu vuoi fare quello alcolico? Ma non si può fare qua. Ah, come no? No, non, no. Si può fare quello alcolico. Te l'abbiamo già detto che volevo. Quindi lunedì live lunga. Sì, e live lunga. Quindi teniamo insieme le come live cose. Lunga, cazzo? Ma io devo andare a casa a giocare. Lunedì che giorno è? Lunedì, allora, ragioniamo 20, un attimo. 21? Oggi è il 17. 21. Sì, è il 21. Ok. E quindi sì, insomma, se volete farci compagnia. E poi invece lunedì dopo facciamo il watch party. Io comunque ho un botto voglia di watch party. Ho voglia di mettermi lì a guardare un film, non so perché. L'ultimo, non lo so. È che l'ultimo mi aveva divertito tantissimo. No, a me in realtà penso mi incuriosisce più il vedere che film sceglieremo. Più che il momento poi in cui stiamo lì a vedere il quello film. Quello di Doraemon. Nelson fuori dalla decisione. No, secondo me quelli che erano stati proposti che non votati sono bocciati per sempre. Ok. Sì, però quello dell'altra volta era figo. Il film? Sì, per me ci stava. È stato interessante. Ci ho pensato un botto a sciare,
ogni volta che veramente bloccarti sulla seggiovia. Ma tipo c'è stato un giorno che era particolarmente freddo in cui ho detto ma se noi rimaniamo bloccati pesissimo. Qua siamo fottuti. È pesissimo. Vabbè, ma cioè, qualcuno vi prende no cioè, ma metti in quella situazione sì, no, okay, cioè, certo. Come però fai pensa a quel film giorni. Quanto era fatto bene che ha indotto sì. Nelson. Ma avete mai rischiato paure. La vita lupi? Niente. No però pensavo se salto da qui mi spezzo le gambe a tronchetto. Ma quello è un pensiero intrusivo. Quello lo farei sempre anche senza aver no ma non pensavo voglio saltare. Dicevo ma mi romperei le gambe. Io pensavo di saltare. Sì, sì, sì e cominciare ah no, spaccarmi cominciare il testo a sciare. Ma non avete visto gente cadere? Rovinosamente. No. Allora, un giorno avevamo una persona ci siamo fermati a prendere un caffè in un rifugio e sotto di noi stavano infagottando uno no. Che si era tipo no, no ma era una bambina piccola. Ok. No, non era piccola, era una ragazza bassa. Dici? Sì, ok. E anzi com'era anche là con l'età ma era una bimba no beh avete visto proprio lo però non film. Vi fa bloccare boh no no scusaci Nick anzi scusa. Abbiamo driftato intorno alla okay. Ah sì io gli ho sparato della neve ma questa roba mi fa stranissimo il fatto che se qualcuno si fa male si continua ad andare avanti cazzo di fare. Fai un po' di gruppetto guardi ma no non ci sono i guardoni no ma non i guardoni nel senso mi preoccuperei cazzo si è no, fatto cioè, malissimo già, ci sono già i soccorsi ah ok stava venendo infagottata nella roba che la portava via pensavo la infagottassero i suoi amici no arriva l'elicottero subito c'era la birra di sirene però sì. Ma perché la neve faceva un po' merda quindi si sa che la gente si spattaccasse hai detto di sirene? Di sirene. A un certo punto fai conto che è caduta con quelle che hanno il corpo di a un certo punto è caduta stavo pensando alle altre sirene è caduta e cioè come è caduta è arrivato uno con lo zaino a croce rossa e fa soccorso? Vabbè eravamo nel tratto più pericoloso sì. Di tutto sì. Detto, no tutto però. Bene fa ok e poi è iniziato hai visto dove è andato poi? È andato su per delle montagne è iniziato a camminare tipo buggato come se avesse cliccato l'autorun e andava dritto si andava su nulla. Ma dove è spawnato lui? Da dove è spawnato? Da nulla. Stava dietro l'albero. È caduto, è arrivato e fa soccorso. Ma che figo no, questa roba okay. Qua sì, con è andato via da sole e iniziato a arrampicare. Con uno zaino tipo da delivery da Just Eat tipo sì. Ma dai, è uno ecco, che ti chiede i soldi un altro comunque no, i soccorritori i soldi, tipo un soccorritore che opera sulle montagne sì? Deve essere fighissimo da intervistare. A me hanno soccorso. Hanno soccorso. E mi hanno mandato a casa la fattura da 100 euro. Ma che cazzo di dire? Mi hanno rimesso un cerotto sotto al mento. Ciao, grazie. Ma non è vero. 100 euro. Ma non è vero. Oh, ma io ti ho chiamato e ho detto, ragazzi, non ve lo pago. E mi hanno detto, va bene, ok, non pagarcelo. Va bene, sì. Ma cosa vuol dire? Ma che no, cazzo non dici? Te lo giuro. Sì. Ma non è vero. Anni ma chi fa, sono quando questi? Mi sono sbragato qua sotto. E sono andato sotto al camionotto dell'uovo via. Ho detto, mi sono sbragato qua sotto. Avete qualcosa da mettermi? Una medicazione, qualcosa? Lui fa, ah, adesso arriva il tipo. È arrivato il tipo del soccorso con la sua valigettina del cazzo. È arrivato vabbè, lì. No, dai, poverino, no, però aspetta. Il soccorritore era un estorsore. Un branco gigante, mi ha messo tipo 200 cerotti orrendi, schifosi. Ok. Cioè, si stai un po' lamentando. Si è preso i miei documenti, le mie cose, sono andato via. Ok. No, ti giuro, ti faccio delle foto se vuoi. Sì. Vado a prendere. E tra l'altro sono tornato al pronto soccorso perché mi doveva mettere dei punti e le cose perché era uno sbrago grossino. E mi è arrivata la sua cosa da pagare di tipo 100 euro per avermi messo dei cerotti orrendi in faccia. Ma quindi era un privato questo? No, è che sulle piste non c'è pubblica. Ah no, ah no, godo. È tutto privato. Pagate voi sciatori. Ma infatti da quest'anno la croce rossa quello lì. Sì, da no, quest'anno quello però è obbligatorio avere l'assicurazione che è dentro il prezzo dello ski pass. Non è obbligatorio. Mi sembra non è ancora obbligatorio. Ah, no. Noi non l'abbiamo pagata. No, ma l'ho messa anch'io, vero? Però non capisco la dinamica di tu che gli telefoni gli dici "No, io non te lo pago" e lui dice "Va bene". Mi è arrivato dopo 3 mesi la cosa da pagare a casa. Io ho detto, gli ho chiamato e gli ho detto "Cioè, allora dove mi avete messo dei patacchi di dicono sì, che è impossibile di garda sotto soldi. Sì, è una soccorritrice. Ma sarà stato un truffatore, Nick. Cioè, non... Sì, dai. Ma ti ha detto, ok, uno... non pagarmi. Io ero a plan de corones. Ci hanno provato. Indagate, Nick, per dai, favore. Ma ti ha venduto anche un braccialetto. Ti ha fatto un massaggio. Esatto. Secondo me ci sono tanga. Quelli pubblici e quelli privati. Non so spiegarmelo. Capito. Però. Secondo me stanno lì come avvoltoi pronti a ghermire la presa. Stile un coccobello che si trasforma. Cioè, da coccobello diventa soccorritore sulle piste da sci. Non è un asso medico, magari. Cioè, la guardia alpina forestale. Non costa se è un'emergenza, secondo me. Secondo me, però, se ti vengono tipo con l'elicottero, ci sono delle però spese. Però, se chiami Giovanni, sono Camurati. Cioè, se è davvero un'emergenza, per me non lo paghi l'elicottero. Oh, ma anche l'ambulanza. No, non lo paghi perché in elicottero. Ci sono gli alpini lì sopra mentre sci. Come? Ci sono gli alpini? Vedi gli alpini? Pieno di polizia. Ah.
No, comunque l'elicottero non lo paghi. Anzi, è una figata. È fighissimo spaccarsi perché ti fai un giro in elicottero gratis. Costa 8.000 euro. Noi abbiamo visto un gruppo di 10 carabinieri che sciavano, ma secondo me era vacanza. E poi c'erano in giro poliziotti. Ma sono vestiti da carabinieri. Sì. Allora, tutta da sci ufficiale, gli sci fatti a mano con scritto corpo di polizia. Quelli dell'esercito italiano. No, gli alpini hanno gli sci fatti a mano. Cioè, quelli che c'erano lì c'era scritto esercito italiano. Sì, che era in senso gli alpini. Ma avevano anche l'esercito italiano, anche i carabinieri. No, i caramba avevano degli sci normali. Ma non c'era la polizia. Ma non ho capito, loro sciavano per piacere o per controllo? Secondo me quel gruppo lì per piacere. Era quello dei carabinieri allenamento. Mentre in giro c'erano i poliziotti che ti fanno, cioè credo facciano anche loro. Sono quegli sci. Certo. Ah, fanno la contravvenzione. No, i pullotti erano sulle motoslitte. Io li visi con gli sci. Era un poliziotto, un carramba su uno snowboard. Ognuno ha la sua versione. C'era un poliziotto che portava in giro il gruppo, quelli di che tipo sciavano senza gambe varie. Non so come dire. E lui, e lì c'era un poliziotto. Poi ci sono quelli che fanno gli alcol test con gli sci. Ah sì, e quelli sono di quest'anno, sono di quest'anno. E lo continuava a dire tuo fratello. Ti fanno l'alcol test. Merda, io mi sono anche imbrecato uno degli ultimi giorni. Poi, ma ti fanno la multa, quindi se sei sì. E poi ci sono in giro i poliziotti, ma io li ho visti tutti con gli sci. Gli autovelox non ci sono quelli. No. No. Perché infatti io non ci ho pensato, ma è semplicissimo essere ubriachi sulle piste da sci, perché pericolosissimo. E poi è pericoloso, cioè ammazzi qualcuno. Ma forse lì hanno, cioè devi proprio sorpassare un limite grosso. Cioè non è che è proprio come tipo in strada, se ti fermano. Secondo me è come in strada. Vabbè, ma anche in strada, cioè in strada tu ora puoi bere un pochino. Scusa. No, ma cosa stai dicendo? Cioè, non è 6 a 0. Ah no, sì, sei 0 a 0, ma è pochissimo. No, 0,5 non devi dire quanto sia 0,5. No, io credo che se tipo una birra media in pasto sei dentro. Due, però già tipo secondo me una birra senza pasto potresti avere delle certo, sei fuori, minchia. Pesissimo. Comunque sono le tabelle in base al peso. Io comunque non ho ancora capito come erano vestiti sti cazzo di carabinieri poliziotti. Avevano una divisa blu, cioè una tuta da sci blu con scritto carabinieri dietro. Ma gli scudi sono mossa. No, non lo so. Ho fatto una foto ai carabinieri. Ok. Dopo ma avete farlo. Visto arrestare qualcuno? Tutti di schiena. Ma c'hanno il manganello? C'hanno la pistola? No. Forse la pistola sì. Il taser. Ma no, ma quelli stavano imparando a sciare. Quelli quando stavano, vedono la veloce gli sparano. Ma no, era lì per imparare a sciare. Niente sugli sci. Pam! Basta, ce ne andiamo via. No, aspetta. Lo stai cercando lo sbrago. Io devo andare via. Cercavo lo sbrago. Ma lo sbrago di che? Perché è fatto davvero, era fatto. Lo mandiamo sul male. Gruppo Telegram. Comunque, degli c'è la regola adesso. Che tipo, se uno giustamente ha un impegno, roba, può andare, racchiudono anche gli altri. Ma infatti, a volte anche nei podcast. Non ci facciamo sempre problemi. Non ci pensiamo mai. Non vi fate problemi. Esatto. Basta che ne rimangano almeno due. Se Nick ci mette mezz'ora, lo aspetta uno. Uno è un po' esagerato. Nick, in realtà, potremmo andare via anche tutti, lasciarti qua a mostrare la foto. Se vuoi, Nick. Ti reggo mentre aspetti la foto. Volevo chiedervi, non avete trovato da dire con nessuno? Impossibile. No, io sì. Con un vecchio. Cosa è successo? Sta tagliato. Ma no, aveva ragione. Nel senso che bisognava indossare la mascherina nella funivia. Vanno tutti di fretta, che la stavano per perdere. Io sono entrato. Poi non ho fatto subito il gesto di prenderla. E lui mi fa: uè, giovanotto, tu ti metti, cosa c'è? Lo speciale che non ti metti la mascherina? Faccio un attimo. Poi ho cercato la polemica. Che io ho detto, ho cercato la polemica, mi sono girato verso, mi ricordo chi te, forse. Sì. Ho detto, vabbè, no, beh, lui poi non ha il casco, grava sulla sanità pubblica italiana, voglio dire, siamo un po' sul lì. Questo signore teneva il naso fuori. Sì, sì, poi tutti, cioè, poi la metà della gente lì dentro non aveva la mascherina, cioè no, sì. La cosa si sollevava, uno aveva la mascherina tipo una taglia da bimbo che gli rimaneva solo sul labbro superiore, cioè. Sì. E poi non ho capito quando avete preso i... quelli che allontanano la neve, come si chiamano? Gli spazzaneve. Spazzaneve. Siamo andati in un ristorante che ci arrivi solo. Ah, ok. Merda. Io pensavo, che vi fosse successo qualcosa l'avevate narrata. Sono molto... delle baite in cima che arrivi solo con lo con il gatto delle nevi. Ti vengono a prendere, fanno sti bus di gatti delle nevi. La storia che avevi fatto era inquietantissima. Io ti ho dato tre cadute che pensavo di morire. Sì. L'ho ritrovato per terra spalmato e ho detto, ma che cazzo fai adesso? Devi fare un video. Invece no, era semplicemente caduto. Ma dove? Per prendersi cazzi gatti delle nevi di merda, io per stare sulla neve mi ero messo, ma sbagliando i Dr. Martens, le scarpe più sbagliate per la neve in assoluto. Perché?
Perché non stai dritto. Ah. Sono caduto, cioè per fare 100 metri sono caduto 3 volte, ma proprio che partivo e volavo giù col cellulare che mi volava via. E alla fine mi hanno accompagnato tenendomi. Bello, bello, ci terribile. Sta. Vabbè. Abbiamo Nick spaccato. Abbiamo Nick spaccato solo per la live. Voi. E sì. Poi... ti sembra che mi hanno messo sto bagaglio qua? Ma cos'è, una mutanda? Beh, vabbè, in realtà però sono qui gli scotch. No, erano... cerotti. Ah, più cerotti standard poi. Proprio. E dello scotch a caso. Cioè, senza senso. Strafigo, 100 però. Euro. Lol. Non benissimo. Però è arrivato subito. Ti ha tamponato. No, sono andato a cercarlo io. Ah, ok. Dottor Martins. No, niente. Non. Quindi, dottor Martins. Dottor Martins. Qualcuno ha detto dottor Martins. Andiamo via. Andiamo via, basta. Va bene, grazie a tutti per aver seguito questa live, grazie a tutti gli abbonati che continuano imperterriti, nonostante qua in realtà le regalino, quindi smettete di abbonarvi proprio. No, qualcuno no, no, vi dovete abbonare, basta, ragazzi, vi dovete abbonare. Basta. No, poi, dai, stiamo andando bene questo mese. No, è crediamoci un botto. Ma in realtà è proprio da inizio anno che si è vista una spinta diversa in voi abbonati, sì. Quindi e poi lunedì, vi ricordiamo, live speciale, giochi di società. Esatto. Sapete chi raidiamo? Chi raidiamo? Intel. Oh, che sono in maratona bomba, 12 ore di brutto. Per 3 anni di Intel. Oh, se non conoscete Intel, studiatevelo un po'. Loro fanno D&D di solito, faranno una qualche campagna e recuperatevi anche tutta la campagna che hanno fatto su YouTube, che è fighissima. Cioè, magari la prima stagione è low budget, ma poi quando ci hanno investito è diventata fighissima. Quindi andate e salutateceli. E noi direi che ci vediamo quindi domenica con un salotto. Prima esatto, cosa. E poi lunedì con live lunga. Yes. Arriverenze. Arriverenze. Ciao.